Forse sì, la distopia, la distopia. Adesso vi rivedo che vi muovete. Si è mossa la chat. Sta funzionando. Non so cosa sta succedendo. Non so cosa sta succedendo. La linea che va, viene, ci stanno boicottando. Mi dissocio. OBS sta tirando. Ma non è OBS, perché proprio non mi è più andato Twitch a un certo punto. Cioè, non mi è più andato internet. Io ci provo ad andare avanti. Io ci provo. Ogni tanto tengo d'occhio. Ma. Eh? Dai, vediamo se è stato un momentino così. E scendo. Ok, nel tempo in cui tu scendi, Lisa si riacchiappa e come esci? Ok, seguitemi. E si fionda dentro la casa. Prendo il mio scudo. Scudo, vescovo. Beh, lascia dietro. Lascia dietro. Minchia. Lisa vi fa scendere giù nel buco, quello lì dove tu avevi interrogato il tizio. Dopodiché sentite che fa qualcosa, dopodiché scende chiudendosi la botola dietro. Si sfrega le mani, ricompare sui palmi questa luce azzurrognola e poi vedete spawnare delle lucine che iniziano a girarle intorno, delle piccole fiammelle blu che appunto sono luci danzanti, luci molto danzanti. banalmente. Sentite da Ok, sopra che continua un po' il marasma. Lisa si piega, inizia a toccacciare la parete, qualcosa che viene stappato e vedete Lisa che ha tirato via un pezzo di muro, di fanga sostanzialmente, e vi fa segno di seguirla. Lei fa e scivola dentro. ma è fisicamente un tappo, tipo del Ah, lavandino. sì, sembra letteralmente un enorme tappo di fango. Ma è la base della casata dei Black, questa, cioè sono un Eh sacco beh, ma di. conta che siamo arrivati anche da poco, ma i miei sono forti. Io seguo senza fare domande perché so. Io con molta fatica mi credo di infilarmi nel buco perché non credo che sia proprio a misura di orco, Allora, quindi. diciamo che l'hanno fatto grande, però Diciamo che prima effettivamente. faccio passare il sitar che già sulla schiena è scomodo, poi entro io. Esatto. Il buco va in discesa, quindi. Sì. È tipo uno scivolo. Guardo con Boris. Che dovremmo buttarci. TRC 17. 17. Anzi. Penso, non è per Impazziti. niente cortese lanciare il cadavere di un vescovo giù per uno scivolo. Insomma. Quindi me lo tengo tipo sacco, con cortesia, scendo. Tanto siamo uno un halfling, io sono un Sì, nano. Ci compattiamo, saremo grossi più o meno come lui. Sì, E praticamente. quindi. Beh, fatemi un tiro salvezza su destrezza, signori. Iniziamo con frizzantezza Io in destrezza sono e forte. io atterro su Bruno, perché a me mi ha lanciato con Bruno Allora sopra. lo faccio fare a Bruno. Con lo scivolo. No, lo faccio io. No, troppo tardi, ormai. Attenzione. Anzi, no, fallo anche te. 16 e 3, 19. Cazzo, anch'io. 10. Poteva andare peggio. 6. Ti atterri e atterri in piedi. Sei Beh. atterrato in una pozza di merda, sostanzialmente. Tira più o meno ad altezza ginocchio sta fanga putrida di merda, che però riconosce essere un atterraggio morbido. Perdonami se rido, perché mi hai detto tu sei alto, ti arriva il ginocchio. Esatto, Stavo pensando esatto. lui. Alisa non è andato altrettanto bene, la vedi che è Posso palude in questo tentare di momento. pulirla? Come ti avvicini, fa: non mi devi toccare. Prima di me arriva il sitar. Non vorrei che qualcuno gli No. arrivasse qua. No, no, col tiro che hai fatto, ovviamente, senti che sta il rumore di. Ti levi. E vabbè, tanto galleggia. Tipo uno stronzo che Tanto galleggia. galleggia. Poi arrivi te, atterri, recuperi il sitar, ti levi. Dopodiché arriva Bruno. E inizia a galleggiare. Dopodiché arriva Anna, che è tipo un proiettile dritto. È come quando fanno le prove dei proiettili sulla gelatina, no? Esatto! Sì, esatto. Si rimane così dentro la merda. No, mamma! E fa tipo Simba. Grazie, mamma. Mettimi sulla tua groppa, tesoro. Sì, mamma. E in quel momento Boris passa e si prende via Anne. Nello sterno, cioè. E noti che Boris ha quattro piedi, non capisci come mai. No, no, ne ha due. Dov'è il prelato Dov'è il vescovo? prelato Orcon? Porca di quella puttana! Hai perso il vescovo? Lo so partito che c'era, scusa. Alastor, ha perso il vescovo? Io non sapevo neanche che ce l'avevamo il vescovo. Prendo Anne, capito? Lo pulisco. Me lo metto sulla spalla perché vedo che ha dei problemi, poverino. Allora, Rendar, io Sì. ti ringrazio tantissimo per aver trovato questa via di fuga, ma credo che quello che addosso non sia sterco, non mio. Lo so, però era l'unica cosa che potevamo fare. Che giornata di merda. In quello siamo. Boris, tutto bene? Io lo vedo a naspare nella merda. Che a Boris la Così merda che arriva fuori. Tento di tirarlo su da, non lo so, dalle bretelle che sono rotte, quindi tengo. Mettimi giù!
Baris, ti metto giù. Mettimi giù. Affoghi. Mettimi giù. Dov'è il vescovo? Come dov'è il vescovo? Vescovo. Che vescovo? Dov'è? Cerco. Cosa sta succedendo? Il piano B. Ah! Che piano B, Lisa? E dal buco esce fuori una fangata. Ave Maria. Sento il vescovo. Vedi il vescovo proprio davanti ai tuoi occhi in questo getto di fango. Ci provo, rapidità di mano. Vai. Tanto non ce la farò mai. Rallenti questa. Sei. Ave Maria. Poi torna al tempo normale contro il muro. Voi vedete soltanto questa figura che si schianta contro il muro. Tutta e viene raggollata, coperta da questo oggetto di fango fortissimo. Tutta raggollata, sbullonata. Boris, perché ci stiamo portando dietro il vescovo? Hanno ucciso il vescovo e volevano incolparci probabilmente della sua morte. Ah, è morto? È morto. Beh, se non lo era prima, penso che adesso. Beh, effettivamente. Perché hai ucciso il vescovo, Boris? Ma secondo te io vado in giro a uccidere vescovi? Non lo so, sei salito su quando io ho colpito. L'ho trovato già morto. Ti ricordi il tizio incappucciato? Non era né Lin né Liz, era questo, era il vescovo, Visla. Il vescovo Virta. Era quello incappucciato? Sì. Cioè, tu mi stai dicendo che quelli del... E nel frattempo però comincio un po' a muovermi in una direzione, perché... Sì, sì, sono entrati nella chiesa, hanno ammazzato il vescovo, sono arrivati da noi minacciandoci e probabilmente avrebbero incolpato noi, hanno chiamato legge. L'hanno ammazzato loro, non è che io colpendo il palazzo col tizio cattivo ho ucciso il vescovo. E come tu? Di nuovo? Allora, io non sono un professore, però credo che la casa sicura del nostro amico sia disseminata di esplosivi. Io andrei via. È un'ottima idea. Di qua? Proviamo ad andare al manto Zanna e ci riorganizzeremo lì. Va bene. Muoviamoci. E va. Uso un incantesimo. Siamo a 27 minuti, manca 1 e 20, ma io non posso evitare di domandarmi. Non ho capito. Allora, Boris scende dallo scivolo. Aveva il vescovo sotto braccio. Arriva giù, il vescovo non c'è. Magia. Lo sta cercando, guarda Lisa. Lisa comincia a vibrare, non ho capito. La crisi epilettica. Il piano B è getto dell'esorcista, ma con la cacchina, e il vescovo volante. Qualcuno mi fa lo storyboard di questa scena per capire che cosa, proprio la geometria del racconto. Non fatti domande. Non ho... Chi è il piano B? Perché Lisa ronzava? Il piano B era l'esplosione dell'edificio per questo oggetto forte. È il palazzo che vibra. Ha fallito il tiro, il vescovo è rimasto incastrato. Lei ha sbloccato lo scarico e il vescovo è rimasto incastrato nel tubone. Sono scesi, è entrato in azione il piano B, che è probabilmente il collasso della casa. Trema il terreno, non Lisa, ed inizia a piovere tanga. Va bene. Di nuovo, vibra il terreno, non Lisa. Ok. Sono contento di sapere che Lisa stia bene o che quantomeno non vibri. Fanga, ok, pensavo fosse un dialetto strano. Ok, il vescovo si incastra nel tubo perché Boris fallisce il tiro salvezza di destrezza. E quindi perde il vescovo morto. Per lui si sta portando dietro, consapevole che sia morto, e adesso è più morto. Una morte proprio di merda. Potrei dire che ho capito, ma non sarei sincero con voi. Faccio apparire una piccola nuvola sopra di noi che piove, l'acqua che cade è pulita e un minimo
ciò che è al di sopra del fango. No, attenzione, attenzione. La parte di fanga che vi arrivava era tipo una conca esterna. Ah, ok. Una volta usciti dalla conca, siete su un corridoietto dove c'è comunque fanga che vi arriva più o meno altezza caviglie, però è più gestibile. Quindi, sì, lo fai. Sì, lo faccio. Una minima vi sistema. Io invece volevo fare un mi dispiace a tutti i professori di italiano che sono morti sentendo una nuvola che piove. Vabbè, giusto. Vabbè, nel sud si dice così. Ma noi lo stiamo registrando a Milano, Simone. È come scendere le valigie dalla macchina. State camminando sostanzialmente in mezzo alla fogna. E a un certo punto vedete Elisa che si ferma e ha un attimo di ragionamento. È rallentata, cioè nel senso proprio mentalmente. Tutto bene? No, non va un cazzo bene. Cosa ti preoccupa? Più di questo? Abbiamo perso degli agenti, abbiamo perso la casa sicura. Vogliono accusarci di aver ucciso un vescovo. Guardami. Ti guardo. Mi vedi agitato? Ma vai in culo. E ricomincia a camminare. Prender. Così parla. Una situazione un po' drammatica. Ma non è facendosi prendere dal panico che risolvi questa situazione? No, certo. Ma infatti le possibilità sono due. O hai un piano e me lo auguro, o non hai capito un cazzo. È il problema. No, l'ho capito molto bene. Siete sempre come al solito voi che vi fate prendere dal panico. Ora, se pensate davvero che possa essere più utile alla causa che io vada in giro piangendo... Non ho mai detto che devi andare in giro piangendo. Ok, allora l'unica cosa da pensare è come occultare quel cadavere e se è veramente necessario portarcelo dietro oppure lasciarlo qui nel fango, per quanto sia irrispettoso. Non lascerò questo vescovo nel fango e nella merda. D'accordo, punto. Allora però... devi trovare un modo per far sì che non incolpino noi di questa cosa. Già portandolo via da lì abbiamo tolto le castagne dal fuoco. Però non è portandolo alla locanda che troveremo la soluzione. No, dobbiamo portarlo alla chiesa. Ah, cioè tu vuoi andare alla chiesa con il cadavere del vescovo? Poi sono io il coglione e guardo Lisa. Lisa ti sta dando le spalle, però vedi proprio un... In questo momento siamo ricercati dalla legge, sembrerebbe, e dall'agente del profeta. La chiesa in questo momento... potrebbe essere la soluzione migliore, almeno riportare il corpo del vescovo in chiesa. In modo tale che Boris può anche riprendersi il suo equipaggiamento e tendenzialmente, se tutto va bene, dovremmo rincontrare anche Lynn e Liz. E se ci vede qualcuno con quel cadavere, non è meglio lasciarlo qua? Alla fine diventeremo tutti cibo per le piante. Non funziona così, Ian. Rendar, in quel momento lì, è molto indispettito della risposta di Lisa, perché Lisa non deve rispondere così. Lisa... Sì. Ti è venuto in mente qualcosa? E in quel momento lì sono ancora più serio di prima. Non sappiamo cosa sanno, non sappiamo cosa gli è stato raccontato, non sappiamo nulla. Dobbiamo riorganizzarci e capire esattamente cosa è stato detto e perché ci stavano cercando. Una volta arrivati, io ti consiglierei di chiamare i bambini. Sono stato chiaro? Sì. Molto bene. Bambini? Anche tu sei una mamma? In un certo senso. Non lo voglio sapere, Render. Andiamo alla locanda. Più dai. Un padre che una madre. Andiamo alla locanda. Prendo e comincio ad andare. Fatemi tiro percezione. 15-13. Io ho della merda nelle orecchie, ho fatto uno. Io ho della merda nelle orecchie. Mi sa che la merda me l'ha spalmata anche a me, ho fatto uno. Avete fatto uno? No. Ma noi siamo un'entità sola quando andiamo in giro in combo, 17 più 1. Però 1 più 1 fa 2. E siamo lì che... Mentre state procedendo, a un certo punto Boris e Rendar vi rendete conto che più avanti c'è del rumore, c'è qualcuno che si sta muovendo. Hai sentito anche tu? Mi appoggio alle pareti o un minimo cercando di nascondermi, guardo meglio verso la direzione in cui ho sentito il rumore. In fondo c'è una curva a T, quindi va a destra e a sinistra. Sentite che il rumore arriva da là e vedete anche un baluginare di luce. Come Lisa si rende conto di questa cosa, si spegne. Siete appunto lì, tesissimi, che state aspettando che succeda qualcosa. A un certo punto vedete che effettivamente qualcuno si affaccia nel corridoio. Ha una torcia in mano che però strana, proietta una luce anche lì azzurrognola, non troppo dissimile dalle luci che aveva attivato Lisa. Si affaccia a controllare, un tipo calvo, rasato, scavato, indossa tipo degli stracci addosso. E fammi un tiro su storia. 15 più 1, 16. Metti a fuoco un attimo meglio, Ma quello tu lo conosci? O meglio, lo hai già visto? Ma quello è il tizio che stava in locanda con Leto? Ho avuto idea, il compagno con cui Leto giunse a Fatumaster. Il Luxastus Lullaby, oltre al fatto che appare come un barbone, non è emersa nessuna informazione su di lui. Altaïd
è apparso però nel fumetto di Luxasta volume 6, dove ha avuto un ruolo fondamentale nella storia. Sai che non me lo ricordo. Ho sbagliato. E Andreus si ricorda questa roba? 4 anni di distanza lui si deve ricordare di un NPC nominato una volta in maniera marginale e poi ricomparso in un fumetto di un altro personaggio? Io non credo. Vediamo. Refresh un attimo, il tizio che stava in locanda con Leto la primissima volta? Sì. Quello che si mangiava il cinghiale. Mi viene sto flash così, che a quel punto dico, Boris, vieni con me un secondo. Ok. Mi avvicino e parlo. Ehi. Chi siete? Siamo solo dei poveri sfortunati che sono scivolati purtroppo qua dentro. Si avvicina tenendo in avanti la torcia e il corpo è girato come a nascondere l'altro braccio. Io cerco di fare in modo che il corpo che ho con me sia nascosto o da me stesso, cioè che sia meno visibile possibile, o magari dietro un angolo. Chi siete? Come siete finiti qua sotto? Scusa, la domanda a bruciapelo, ma tu conoscevi una persona chiamata Leto? Lì si ferma, non si avvicina più e vedete che fa un movimento col braccio. No, non ti preoccupare, sono amico anche io, anche noi di Leto. Aspetta. Ma te non eri quel tizio alla locanda? Sì, un anno e mezzo fa, proprio io. Merda. Allora, e non è una coincidenza mezzo, sì, che ti trovi qui, deduco. Che ci fate voi tre qua? Al voi tre avete un attimo di... vi girate. Voi stavate camminando quando tutte e due ad un certo punto sentite un rumore da qualche parte, un rumore interessante, e quindi niente, non seguite. Ma di nuovo, la storia. No, ma porco due. Che rumore? Avete sentito un rumore, appunto. E quindi c'è stato questo momento in cui c'erano loro davanti che stavano andando e poi voi, oh, rumore. Se ci fosse un giudice, probabilmente non esisterebbero le seconde possibilità. Se ci fosse veramente un grande giudice... Cosa ci fai lì, Paco? Spostati un po'. E niente, stai lì, devo dire. Seconda intro, l'ho notato, ma si è cambiato? Si vede un orecchio. È il massimo che ci concede. Paco! Ma vieni un po' più in qua che ti vedono almeno, no? Ole! Non si vede lo stesso. Perché c'è Perciolo. Niente, è il gatto più stretto del mondo. Fa in modo di non farsi vedere in qualsiasi modo, guarda. È impossibile inquadrarlo. È impossibile inquadrarlo. Paco? Un passo indietro, lo facciamo? Un occhio si vede. E niente. E niente, non c'è modo. Va bene. Allora, tornando a noi. Di questa parentesi parleremo nel video. Parleremo nel video. Così avete un motivo valido per recuperarlo. Penso che tutti voi sappiate dove andremo a parare. Nel mentre, volevo recuperare un messaggio. Allora, non ho mai capito il comportamento di Ender con Lisa. Anch'io mi sono appuntato che hanno un rapporto molto strano. Lui vuole che lei figuri come un suo pari o addirittura suo superiore, eppure la tratta spesso di merda e la richiama all'ordine per ristabilire lui a capo della gerarchia. Non ha senso. Non lo so. Non lo so, nel senso, sono parzialmente d'accordo con quello che dici. Non mi sembra che lui la tratti di merda o comunque che la... che esiga di essere trattato come se lui fosse effettivamente superiore, però quantomeno come pari. Questo ci ho visto nell'Ender stizzito perché Lisa gli risponde male. Il... d'accordo? Non esagerare però. Non è che non è un atteggiamento che di norma potresti avere con un tuo superiore, ma al limite con un tuo pari, se non addirittura... sotto grado.
Però sì, è un rapporto molto strano. Aspetto che ci sia più chiaro appunto che grado c'è fra loro due, perché ho letto un po' tutte le speculate, ma non c'è ancora stata una che mi ha fatto dire sì, secondo me è questa. Indizio di un'entità superiore, secondo nessuno io potrebbe avere la possibilità di redimersi, perché ci sarebbe questa visione del questo è giusto, questo è sbagliato, fine. Ma fortunatamente così non sì, è. Fortunatamente la nostra esistenza è dettata da osservazioni soggettive e soprattutto dal sentimento, e pertanto ognuno di noi è sempre fautore del suo destino, ma soprattutto è sempre privilegiato da una seconda chance. Raramente siamo noi a decidere quando avere una seconda chance. Esso deriva interamente dagli altri. E il nostro prossimo, che conscio o meno della cosa, ci permette di redimerci o di correggere o di vendicarci. Perché le seconde chance non sono sempre una cosa positiva. Alle volte vengono date alle persone giuste, che fanno la cosa giusta. Altre volte la seconda chance viene data alla persona sbagliata, che fa la cosa peggiore. Le seconde possibilità sono forse il dono più grande che una persona può fare ad un'altra. Le seconde chance sono l'oro dell'anima, ma come ben sappiamo, alle volte quello che diamo non sempre viene usato nella maniera corretta, a volte per errore, a volte con pura intenzione. Perché quando viene data la possibilità di tornare da un errore fatale e non ci si riconosce più, quando non si è nel proprio corpo, si vede il mondo da un punto di vista diverso. Improvvisamente i colori prendono tutto un altro sapore. Vedete appunto il buon Richard accompagnato dallo Zuriade Corvo, che forse avete sentito un paio di volte nominare Stock, e il buon Sullivan, che stanno cantando a squarciagola appunto sul palchettino che c'è in fondo nella locanda. Si respira un'aria allegra, vedete anche Vanica mentre sta servendo ai tavoli, che è abbastanza divertita dalla scena. In questo momento la locanda è piuttosto affollata, è l'ora di pranzo, quindi vedete che stanno tutti quanti bivaccando e mangiucchiando. Forse questo è il primo momento in cui respira. Allora, molto bella questa interpretazione di Matt. Non mi piace però metterla in mezzo all'episodio. Per loro non è in mezzo all'episodio, per loro è inizio sessione, quindi ok, è necessario. Non mi dà particolarmente fastidio a me, sinceramente. Non è un problema dove la collochi. Ho un'altra riflessione, anche questa però finirà principalmente nel video, perché voglio un attimo elaborarla bene, non voglio dire cose sbagliate. Una riflessione però voi ve la giro, ovvero il... Per noi questa scena, interpretata da Matt, è stata molto chiara, ma avevamo un accessorio, uno strumento clamoroso, che ci ha aiutati a comprenderla, ovvero gli effetti sonori. E forse persino visivi, ma non sono sicuro. Sicuramente sonori. I giocatori non ce l'avevano. Cioè, sarei curioso di sapere che cosa hanno pensato i giocatori mentre Matt ha cominciato a diventare balbuziente. A fingere di diventare balbuziente. Cioè, avranno capito che è un effetto macchina? Oppure no? Sarà sicuramente molto utile in futuro. Cioè, ci sta letteralmente raccontando un pezzo di trama. Ho visto gente che si è lamentata dei continui salti. Io penso sia piuttosto... quando ci sono i salti. Non ho capito, Ilia. Vabbè, comunque. Quanto per Cima Cerulea questo periodo sia importante e soprattutto positivo. C'è il nano truce? C'è il nano truce che sta parlando con un mezzelfo piuttosto elegante, perché qui il molto elegante è gente come Lucius, che effettivamente è eccessivamente elegante. No, lui è discretamente elegante. Vedete che stanno parlando il nano in maniera sommessa, l'elfo invece è abbastanza tranquillo, che sta prendendo appunti su un taccuino. Li tengo d'occhio intanto. Ok, Sir Lucius e Dante sono lì abbastanza divertiti, su un tavolo semivuoto, praticamente davanti al palchetto, che stanno guardando la scena. Mi metto di fianco a loro, tipo così.
Riprendo le mie cose, mi alzo e mi levo dai coglioni. Io avanzo nella locanda, mi siedo di fianco a Gadget. Beh, hanno appena rischiato il rapimento e stanno dando spettacolo. È incredibile cosa l'alcol sia in grado di fare, eh? Già, rubo un bicchiere dal tavolo. Mi sono seduta a un tavolo a caso. C'ho un bicchiere di qualcosa. C'è un bicchierino di un liquore. Rubo il bicchierino del liquore a caso che c'era lì sul tavolo. È bello che siano così tranquilli. Ogni tanto, insomma, un po' di festa fa bene. Dipende se vanno a braccetto con la prudenza nei momenti giusti, altrimenti vuol dire che non hanno imparato niente. Credo che siamo al sicuro qui. Qui? Sì. E stai bevendo da un boccale che non è il tuo. È gratis. Cosa dice? Poi in quel momento Lucius era distratto e batteva le mani a tempo. Che bella cosa. Ed è Jasper che vi dice: il professor Dante dice di bere tranquillamente. Poi non mi piacciono gli sprechi. Ok. Dopo poco Vanica viene e fa: allora, che vi porto di buono? Brandy, grazie. La cena? Il pranzo? Cibo. Il cibo. Pranzo. Ci penso io. Prende e sparisce per tornare poco dopo con carne, frutta e verdura poco fresca. Mi imbastisce un po' la tavola, nulla di troppo elaborato, ma il giusto. Mm. Il solito. Mi giro verso Dante. Una domanda, Dante. Non siete sicuro sia un po' presto per bere e due, forse tenerli un po' più sobri sarebbe meglio? E ti indica il bicchiere da cui sta bevendo Dalia. Prendo. Annuso, rigiro, non riconosco la... Qua ti chiedo un tiro percezione. 18 più 4, 22. L'odore sembra quello di un alcolico. Intuisci da te che se te l'ha indicato Dante ci deve essere qualcosa di più. Quando l'assaggi effettivamente la sensazione è quella dell'alcol, ma su attenta analisi capisci che non è alcol, è qualcosa di più chimico. Salute. Salute. Simula l'effetto dell'alcol. È disgustoso. Jasper, deve. Sarebbe? Ti spiega che sostanzialmente è una sorta di metadone. Praticamente ti spiega che di nascosto al buon Sullivan, anziché far bere alcol vero, sta facendo bere questa miscela chimica, tra l'altro fatta da Richard. Sostanzialmente sta tentando di aiutare il suo amico nelle ombre senza dirglielo apertamente. È un carino. Sembra vero. Dice sì, effettivamente il buon Richard ha usato gli ingredienti per sopperire al fabbisogno da dipendenza. Io ho lavorato un po' più sulla parte sensoriale. Aromatica. Io cerco di avvicinarmi invece piano piano verso il tavolo. Sì, perché voglio sentire cosa dicono l'elfo e il nano truce. Fammi un furtività. Quelli tipo la pantera rosa. Sì, prego, fai uno, succede un casino in locale. Sì, ho fatto tre. Sì, ho allora sette. Voi vedete letteralmente Sheeran che si alza, cammina a un tavolo, si siede. È quasi cronk delle foglie dell'inferno. Sì. Esatto. L'unico motivo per cui nessuno ti sta dicendo nulla è perché sei praticamente in un punto cieco in cui sei letteralmente alle spalle del nano e il mezzelfo sta prendendo nota e quindi non alza lo sguardo al suo taccuino. Quindi mi vedono tutti tranne loro due. Bellissimo. Però c'è questa cosa. Ehi, Kenshin, secondo te Kenshin? Ancora questo Kenshin. Secondo te li conosce? No, ma conoscendo lei probabilmente sta per fare una gaffa incredibile. Secondo me non li conosce, li trova sospetti e questa è la Sheeran più naturale che abbiamo visto da quando ci siamo rincontrati, credo. Vanica? Sì? Per caso tua sorella ha avuto modo di parlare con Miles ultimamente? Ultimamente no. Miles è partito alcuni mesi fa, ha lasciato Fatumastra. Beh, è inusuale. Sì, ma diciamo che il ragazzo è finalmente diventato uomo e dopo quello che è successo un anno fa ha capito che il suo posto non era lì. Deve seguire le orme del suo famoso antenato. Bella croce come eredità. E lui finalmente ha deciso di raccoglierla. Sono sicuro che lo rivedremo. Sì, però prima di andare, diciamo che ha avuto un animo da scrittore. Ah sì? Quando siamo andati alla sede del legge, ci hanno sbattuto sotto gli occhi i nostri fascicoli. Il mio è un po' più grosso dell'ultima volta che me l'hanno fatto vedere. Diciamo che è interessante e forse se siamo così, diciamo, in buoni rapporti con il legge,
grazie a Miles e allo sceriffo. Dovete ringraziare soprattutto lo sceriffo. Però sì, mia sorella li ha aiutati a compilare alcuni punti grigi di quei rapporti. Shina per caso conosce quei tizi a cui si è avvicinata? Ah, non lo so, te l'ho chiesto prima. Io non li ho mai visti. Beh, dai, vorrà fare amicizia. Mm-hmm. Siamo in un posto nuovo e... Oh, certo. E secondo te che cosa vuole fare? Vuole spiarli. A che scopo? Convertirli. Convertirli? Possibile, ma improbabile. Non ho la minima idea. Shiran ogni tanto si prendono queste idee a caso per cui crede sia un piano geniale. Grazie, e lo porta avanti con mesi, scarsi risultati. Il nano ti sta dando la schiena, tu dai la schiena al nano e siete a questa distanza. Di lui. Sei letteralmente schiena a schiena col nano. Non... Ma io non voglio dire, ma li vogliamo gli acchiappare sti 200? Sti 200 ciuamagli. Allora, io non ho detto niente la seconda... Ieri che il counter si è resettato, sono state delle sabbie regalate che sono scadute, non rinnovate. Quindi, però, è uno di più, di meno. Tristissima questa cosa, è tristissima. Grazie mille, Lavale, grazie mille per i 3 mesi per il supporto, che ci porta di nuovo a un passettino, che però viene scammato, il signor Twitch, ignora, il signor Twitch fa finta di niente. Molto sospetto, signor Twitch, molto sospetto. Traguardo di Aster, guardato, ho intanto Twitch mi dice delle cose. 3 semi consecutivi questo mese, bellissimo. D'accordo, grazie signor Twitch. Mi hai idea? Ti faccio fare un tiro percezione perché sei lì. Cosa sento? E quindi, che cosa ne pensi di questi? Beh, da quello che mi hanno detto sembrerebbero persone a posto, però sai com'è, da queste parti ci sono tante persone a posto. Beh, a questo punto non abbiamo altra scelta se non quella di interfacciarci direttamente con loro. Dico bene, signorina? Grazie Ali per i 10 mesi, grazie mille del supporto. Anche qua sta scammando. Eh sì, e ti guarda. Sai proprio... Sì. salve. Tutto questo, se serviva un'ulteriore motivazione, c'è anche l'iPhone al 94%. Incredibile. Imperdibile proprio. Allora, bella gioia, che fai? Ti unisci al nostro tavolo o vuoi rimanere là dietro? Tipo, do un'occhiata agli altri. Io in quel momento sono tipo, no, questa me la voglio godere. Prendo la sedia. Allora, mi è parso di sentire che stavate parlando del mio gruppo. Sì, esattamente. Ma quindi che cosa vi porta in questa gioiosa locanda? Sapete andare tutto in banca? Informazioni. Voglio capire se voi siete risolutori di guai o portatori di guai. Bene, e penso se Vanica li ha fatti entrare saranno brave persone. Beh, Vanica, allora, quando avete visto il nano è proprio tu gli avevi chiesto se vuoi... Mi pare tu? Sì, okay. Che era truce, gli avevo detto, ma chi è quello? E esatto. Mi aveva detto, Vanica stessa ti ha detto, sì. Tranquilla, è giusto che lui sia qui. Sì, esatto. Quindi. Noi siamo qui in missione perché è quello che facciamo, missioni. Quindi, missioni, di che tipo? Sì. Stiamo aiutando il signor Dante e il signor Sullivan. Siamo le loro guardie del corpo. Guardie del corpo, ma che termine molto interessante. Cosa accomuna della gente che sventa 2 rapimenti, cercano una agente della legge scomparsa e si impicciano di situazioni di droga e altre robe del genere? Sembra quasi una barzelletta. Assolutamente niente, io ho una guardia del corpo, quindi sono molto esperta in guardia del corpo ed è il motivo per cui mi hanno assoldato per essere una guardia del corpo. Una guardia del corpo che ha una guardia del corpo. Esatto, sono una guardia del corpo importante. E nel frattempo Shiran ha un colpo di genio. Rasmonidianas, possiamo fare qualcosa per impressionarli? Guarda, hai già impressionato tutta la sala, tutti. Tu guarda, hai impressionato già tutti quanti. Ha funzionato. Ha molto funzionato. Beh, sì, immagino che voi siate esperti in queste cose, dato che effettivamente sapete qual è la nostra missione. Come lo sapete? Come mai? Cioè, ci avete spiato? E tira fuori un giornale, abbastanza ingiallito, capisci che non deve essere un giornale recente, e lo sbatte in maniera teatrale sul tavolo. E io lo prendo e penso, perché continuano a scrivere sul giornale le nostre missioni super segrete? Ma quel giornale è datato un anno fa. Ah. È il faro di Fatumastra,
Oh. Ed è quel giornale che un anno fa vi dipingeva come eroi della città. Sì, questa è una missione a cui abbiamo partecipato tempo fa, capisci, perché effettivamente siamo delle ottime guardie del corpo. Abbiamo già sventato una minaccia in un'intera cittadina, quindi butto un occhio agli altri, per noi è un compito assolutamente semplice. Guardo la sua gestualità. Sì, vedi lì? Credo. Sembro Stan di Monkey Island in questo momento. Kenshi, per carità degli dèi, vai a darle una mano, perché secondo me si sta impalando in un guaio gigante. Sì, proprio la persona più adatta. Ok, proprio sposto la sedia. Spostita. E mi dirigo proprio verso Shiran. Shiran, che piacere vederti qua al tavolo. Salve. Sì, anch'io mi trovo qui per un caso assolutamente fortuito. Che cosa sta succedendo? Stavamo amabilmente conversando con questi due gentiluomini che sanno che siamo delle guardie del corpo molto importanti e gli faccio... Siamo delle guardie del corpo importantissime. C'è qualcosa che non va all'occhio, tutto a posto? È un bruscolino, sai, okay. C'è un po' di polvere. Dobbiamo dire a Vanica di fare una pulizia migliore effettivamente qui dentro. Prendo il giornale e dico, quindi voi siete qua perché avete letto il giornale? Se volete ho anche qualche edizione successiva in cui parlano anche di lei. Ma andiamo avanti. Che cosa... Volete chiamare al tavolo anche il resto della combricola? Così almeno giochiamo a carte scoperte? No! Sì! Sì! E mi giro. E tipo li guardo e faccio... Credo ci vogliono invitare a venire. Andiamo! Buon pranzo Dante, buon pranzo Lucius, e andiamo. Richiudo il taccuino, lo rimetto nel cappotto, prendo il brandy, faccio passare prima Daria. Mi siedo vicino a Shiran. Sei riuscita a spiarli? No, ho fallito miseramente. Beh no, mi hanno già dato tutte le informazioni che ci servivano e di cui avevamo bisogno, quindi... Ne sono più che certo. Lui è Galgit, lei è la figlia di Galgit, terrore dei sette mari, Dalia, amante dei soldi. Dalia, amante dei soldi. Kenshi, non credo gli servano presentazioni, hanno un giornale con i nostri nomi dove sanno che siamo delle potentissime guardie del corpo, come ti dicevo prima, ho già scoperto tutto. No, qui c'è scritto eroi. Esatto, eroi che guardie. Credo che la parte guardie del corpo se la sia inventata per uscirsene dai guai. Ah. Buongiorno. Buongiorno. Vedo che il nostro nome voi lo sapete, il vostro sarebbe? Io sono Lezarit Iaconos, potete chiamarmi Picchio. E sareste? Un giornalista. E tira fuori un biglietto da visita. Penso di aver capito il soprannome Picchio, mentre invece voi, signore, mi giro verso il nano. Io grazie, sono Segar, Tossebe. Grazie mille. Segar. Iaconos, insomma, l'ha appena leggere, quindi vi lascio parlare con lui, io ste cose non le so. Saresti qui per meno uno. Non esattamente. Io al momento voglio solo capire se siete una difficoltà, un ostacolo o una risoluzione. Dipende per chi lavori, per che cosa vuoi. Io lavoro per il popolo. Il mio unico interesse è fare in modo che la cittadinanza stia bene. Non mi piacciono giochi di potere e quant'altro. Il mio obiettivo è quello proprio di smascherare gli intrallazzi dei potenti per il bene della gente. Beh, quindi direi che i nostri compiti e obiettivi coincidono. Ma soprattutto, guardali. Sì, già. Le mie fonti mi hanno avvisato che avete sventato due rapimenti, che siete sulle tracce di un agente scomparso e che volete capire di più sull'Umbraide. Io voglio togliere quella merda dalle strade, o meglio, voglio aiutare chi di competenza per farla togliere dalle strade. Avresti qualche informazione in più? Potrebbe essere anche il nostro obiettivo. Per quanto sia stato tutto tirato a lucido qui a Cima Cerulea, per quanto sembri tutto bello, pulito e funzionante, non è così. La città è sull'orlo di una guerra civile. Il fondo, il modo in cui viene chiamato la zona più povera della città, quella dentro la montagna, sono ormai decenni che sta tentando in ogni modo di riuscire ad avere più influenza sulla gestione. Io in questo sono che viene scammata malamente, perché il fondo, signor Twitch, che non aumenta il conteggio sub. Mi dissocio di questa città, perché se non fosse per i lavoratori del fondo tutto quello che vedete non esisterebbe neanche. D'altro canto il fondo non ha sempre agito in maniera legittima. Ho aiutato l'agente Mirto Colle e lo dice scandagliando le vostre reazioni. Unimpressed. Sì, io
Uguale. Anzi, ne approfitto per mandare un messaggio a Galgit. Copro un attimo la bocca, faccio finta di essere estremamente pensierosa, cioè mi metto così. Pensi che possa sapere che cos'era quel simbolo? Non c'è bisogno di lui per saperlo. Lo dici ad alta voce? Sì. Ok. Adesso lì tipo... Ho aiutato in passato l'agente Myrtokol a trovare e incastrare un gruppo sopito di Ramotus. Era una piccola cellula, fortunatamente non attiva, però chi lo sa se fosse l'unica o meno. E la cosa più scomoda sono le bande, una in particolare. Si chiamano balocchi. Balocchi? Giocattoli? Sì, sì. Questi balocchi, tu hai certezza facciano parte dell'Iramotus? No, sospettiamo che abbiano dei traffici. Sospettiamo che comunque ci sia un collegamento fra le due fazioni. Ma no, i balocchi rispondono a qualcun altro. E fa una pausa proprio per vedere se avete qualcosa da aggiungere. Sono tipo da... Hanno a che fare con i rapimenti? Questo non so dirvelo, dovreste dirlo voi a me. Hanno a che fare con quest'Umbraide? Magari sono quelli che spacciano. Questo sì, sono loro i maggiori spacciatori di Umbraide. Altri gruppi hanno provato ma sono stati acquisiti, per così dire. Com'è possibile che tu abbia queste informazioni? Sono un giornalista, è il mio lavoro. E soprattutto collaboro con gente che fa altrettante ricerche. E tu ce l'hai una guardia del corpo? Non ne ho bisogno. Con tutte queste informazioni mi sa che tu ne abbia bisogno. Forse è lui. E indico il nano truce. Il nano ti guarda va. E questa è una cosa molto pericolosa, perché quando si crea un monopolio si crea una fazione, quando nasce una fazione si creano delle ideologie, e quando delle ideologie si scontrano nasce la guerra. Quindi stai cercando di evitare una sorta di guerra civile? Io voglio che il popolo alzi la voce, ma comunque nella legalità. Quello che fanno i balocchi è sbagliato sotto ogni punto di vista e soprattutto vanifica qualsiasi sforzo. Voglio che questa gente abbia ciò che merita. Quindi sei tu che stai chiedendo il nostro aiuto o sei tu che ci vuoi offrire il tuo aiuto? Una mano lava l'altra e insieme lavano la faccia. Se voi mi potete assicurare di non essere un problema per il popolo vi aiuterà. Lazaret, giusto? Picchio. Chiamami pure Picchio. Non siamo un problema per il popolo. Magari non sono il motivo per cui noi siamo qua a Cima Cerulea. Siamo qua per motivi tra i più disparati. Ma è ovvio che comunque è un qualcosa che terremo sempre a mente. Non abbiamo rischiato tutti quanti il collo a Fatumastra perché ci trovavamo lì per caso, ma perché abbiamo scelto di rimanere. Abbiamo scelto di combattere per loro, abbiamo scelto di mettere a rischio le nostre vite. E qualcuno di noi l'ha anche persa. Quindi no, non siamo un problema. Si alza aggiustandosi il gilet e tutto quanto. Vi osserva. A buon rendere. Avete soddisfatto la mia curiosità in maniera positiva. E... una mano lava l'altra. Detto ciò. Aspetta un attimo. Lo fermo. Ok. Dove possiamo trovarti? Tira fuori un cristallofono. Jasper! Sì? Potresti per caso registrare il numero di questo cristallofono? Sì, certo. Piacere, io sono Jasper. Si presentano. Grazie mille, Jasper. Niente, Verità si siede poi lì con voi, tutto contento di essere stato utile. Io mi rivolgo appunto a Picchio e gli dico: voglio giocare a carte abbastanza scoperte con te. Hai delle informazioni che potrebbero interessarmi, quindi una volta risolta questa faccenda dovremo parlare. Sarò ben lieto di aiutarti, se tu aiuterai me. E sarà così. Ti allungo una mano. Il mezzelfo esce, rimanete... col nano. Con Nano e con Jasper. Io l'ho fisso molto intensamente. Il tuo amico aveva molte informazioni. Tu invece... risponde il nano. Sì. Salute. Grazie. Tu invece per quale motivo sei qui? E lui ti risponde: bere. Per quale motivo sembri così sospetto? Questo è molto razzista da parte vostra. Solo perché sono vestito di nero? E perché la mia pelle è scura? No, perché la tua faccia è molto arrabbiata. Sono un nano, noi siamo costantemente arrabbiati. Sei seduto nello stesso tavolo, nella stessa posizione da due giorni. Ma stavi parlando col giornalista, ci spiavi? No, è lui che è venuto a parlare con me. Non lo so, non me la canta giusta. E in quel momento vedete che sospetto. Allunga la mano sul segnatavolo, ve lo gira e c'è proprio scritto Tossebe. Ah, quindi sei un cliente fisso. Ha un tavolo personale. Semplicemente do praticamente tre quarti della mia paga a Vanica. Che lavoro fai? Stiamo interrogando una persona al tavolo che si sta facendo i chiavi. Io mi sto estraniando tantissimo. Il mercante. Le informazioni utili le avete prese voi, lasciate a me quelle inutili. Io non ho nemmeno parlato.
Switch. Bruno. Switch. Mamma. Dove sono andati gli altri? Di là. E andiamo di là. Eh beh sì, mi ho sbagliato. Ma tanto forse non se ne sono accorto. È stato un grosso pezzo. Su chi può. Un grosso pezzo. Perché io non mi sono appuntato niente da dire nel video? Che poi Gian mi sgrida e dice che nei video parlo solo del gruppo B. Mi suggerite qualcosa da dire sul gruppo A? Cortesemente. Tipo, voi siete Samu, dovete fare il video, dovete registrarlo, avete appena finito di dire tutta la roba inerente al gruppo B che sente un rumore e si separano a caso. Switch, gruppo A, è il secondo Switch, non potete nuovamente glissare e dire ci saranno tanti Switch, perché fra un po' l'episodio finisce e sul gruppo A non è detto ancora una parola. Cosa dite? Io non guardo gli Switch, ma non posso neanche fare un video in cui c'è stato metà gruppo B, metà gruppo A e parlare solo del gruppo B di nuovo. Perché giustamente poi Gian mi dice tu fai il video e non dici mai che cosa fa il gruppo A. E io che ci dico? A che cosa abbiamo assistito? Il gruppo A diventa rilevante dopo. Ce ne saranno ancora di Switch. Ma a che punto siamo dell'episodio? Ma siamo poco meno della metà. Corti. Boh. Fatemi sopravvivere. La madonna. La sopravvivenza mi sembra eccessiva. Il caso è rilevante. È un NPC. Che sa cose su di loro e basta. Di nuovo uno. Benvenuto nel mio mondo. 16 più 4, 20. Tu, Simo, sei sicurissimo dove dovete andare? Di là. Sei druido. È druido. Per te invece no, per di là. A voi. No, è di là. Allora, per tornare indietro dobbiamo andare di là. Ma guarda che io ce l'ho il senso dell'orientamento, noi veniamo da là. Allora, io ti ricordo che grazie al mio tuo senso dell'orientamento abbiamo girato per la città già per 3-4 ore, poi alla fine ho risolto io chiamando una carrozza, quindi facciamo che risolvo di nuovo io e andiamo dove dico io. Se poi hai ragione tu, ti offro da bere. Ok. Ok. E ma convinto. Va bene. Quando vi dicono cosa ci fate voi tre, effettivamente vi girate e noi vediamo soltanto Lisa. Ok, ci pensiamo dopo. Adesso risponderò a tutte le tue domande, ma non so se lo sai, non... Leto è passato a miglior vita. Mi spiace? Beh, immagino che foste amici, no? No? No, siamo evasi insieme e... Parli di Aiman. Ah, giusto, sì. Ho capito chi è lui. Siete scappati dalla prigione di Preladia? Sì. Ah. E voi da dove state scappando adesso? Da uno scarico difettoso. Dovevamo fare un lavoro e il lavoro è finito male. Siamo finiti letteralmente nella merda. Avete un posto dove andare? Stavamo andando alla locanda del... Puledro impennato. Non credo si chiami così, Renda. O il volantino, se vuoi. Manto Zanna Cortese. È il Manto Zanna Cortese. Ok, va bene. Ma hai un posto migliore da consigliarci? Ho il mio posto. Ma da cosa state scappando esattamente? Perché è evidente che state scappando da qualcosa. Uno non gira in pigiama nelle fogne nel cuore della notte. E tu, quegli stivali sai che non torneranno mai più puliti, vero? Io in quel momento mi ricordo che ho i miei bellissimi stivali bianchi. Che erano bianchi. Erano bianchi. Tra l'altro impanno anche con i guanti bianchi. Che anche quelli... Oh! Che anche questi non so... È di qua, vai tranquillo, c'ho ragione io, ma è di qua, adesso li troviamo. Vedete che si allerta e fatemi una percezione, tutte e due.
18, 3. 13 più 1. Tu vedi che si allarma e armeggia con qualcosa. Tu lo vedi molto più nello specifico. È un pugnale. Sembra quasi che gli fosse uscito dalla carne. Però, cioè, boh, sarà stato un gioco di luce. Però ho avuto questa impressione proprio come se improvvisamente il pugnale prima era così, poi l'ha impugnato così e si è allungato, uscendo dalla carne. Lo guardo negli occhi. Lui non sta guardando te, sta guardando verso il corridoio. Ce ne sono degli altri? Sì. Sì. Quanti siete? Siamo noi tre più due e mezzo. Un orco, uno zoriade e una rana. Una rana. È un po' difficile da spiegare, quando lo vedi lo capisci. E in quel momento arriva Bruno. Scusa, arrivate. Eccoli, siamo fermati a fare la pipì. Salve. Ah, ora ho capito la rana. Ma chi è questa persona? Scusate. Eravamo lì tranquilli, delle persone che probabilmente non ci vogliono troppo bene, hanno inscenato... stanno cercando di incolparci dell'assassinio di persone importanti. Però ti assicuro che noi non abbiamo fatto niente. Io non sarò una cima, ma rimango basito del fatto che io non sappiamo... Io non so se loro sanno chi è questo, ma gli stiamo a raccontare i cazzi nostri. No, no, ma raccontagli tutto, vai! Io ho l'attento alla sorte. Io guardo Anna e faccio... Questo è un coglione. Problemi col profeta, immagino. Sì. Seguitemi. Finché c'è stato questo momento di stallo un attimo, in io quel comunque momento... avevo avvicinato la mano, però appena dice quella cosa lì... E tra l'altro voi due vi accorgete che vi fa segno con la mano. E non c'è più l'arma. Seguitemi. E inizia a camminare. Io non mi sento molto tranquillo. Scusate, noi stiamo seguendo... Fammi un tiro su storia, Anna. Stiamo seguendo un tizio. E adesso glielo chiedo. 14, 11 più 3. Il tizio l'hai già visto. Infatti, proprio mentre sto dicendo io non mi sento molto tranquillo, ho un'illuminazione. Mi accorgo che effettivamente è un volto che ho già visto. Ehi, aspetta un attimo. Eh? Guardo meglio, perché comunque ho scuro visione, quindi dovrei riuscire a vederlo. Sì, poi il problema è che della scuro visione c'è una torcia in mano, quindi è un attimo di... Ma io a te ho già visto. Ah, ma aspetta, ma lui è il coso che vomita. Sì. Mentre Dalia e Shiran borbottano, voi siete al bancone, Kenshi e Galgit. Comunque il simbolo che abbiamo visto è il rione. Credo sia un simbolo degli Indaco. Hai presente questo? Gli faccio vedere appunto il simbolo dell'occhio all'interno del quadrato con le due zampette. Okay. Questo simbolo era Fatomastra e identificava tutti i luoghi di interesse, appunto, degli adoratori del cristallo all'interno della città. E il corvo, durante il nostro incontro in città, ci disse che questo era uno dei simboli con cui si facevano riconoscere. Quindi pensi che tutta la banda sia controllata in qualche modo dagli Indaco? Forse. Anche all'interno del consorzio delle libere frontiere a Fatomastra c'era qualcuno che lavorava per l'Indaco. Zampos è uno di questi. Per come ho avuto modo di vedere io, l'Indaco si infila nelle posizioni di potere. Se proprio deve esserci qualcosa, dobbiamo cercare non nei bassi fondi, ma nei luoghi di controllo. Del resto, dove c'è droga, probabilmente ci sono debiti, ci sono favori. E chi ha più debiti e favori spesso sono proprio i più ricchi. Ma che cosa causa il più grande mutamento di potere, una guerra civile? E se quello che Picchio ha detto è vero, forse alimentare il malcontento all'interno dei bassi fondi e magari dare quei tocchi di potere magico o sociale alle persone giuste potrebbe completamente sconvolgere gli equilibri di Cima Cerulea e quindi instaurare nuove teste da ponte. È probabile. Durante questo periodo di fiera, sinceramente, mischiare tutte queste cose diventa estremamente complesso. E non me la conta giusta il fatto che tutte le menti più brillanti ora siano qui e proprio qui siamo finiti noi. Il caso lascia molto a desiderare. Viste le premesse, il prossimo passo per cercare di scoprire anche quelli che sono i tuoi dubbi è vedere che cosa avrà da dirci l'incontro che dovremo fare stanotte. Quindi, già, pezzo per pezzo, cerchiamo di sbrogliare anche questa matassa. Oh, a tal proposito, dice il buon Sullivan che si avvicina a voi. Vedete che addosso ha rimediato una camicia che ha abbottonato la bene a caso. Sì, esatto. Tipo Principe Carlo, capito? Sì, esatto. Sfasati. Vorrei venire con voi. Oh, sì, curo.
Sì. Sia perché voglio iniziare a mettere un po' di toppe, sia perché Lendris è un bravo ragazzetto. Non vorrei mai che lo spaventaste o che potesse fare qualcosa di sciocco, ecco. Non sono tipo da prendermela con i piccoli. Lo so, non mi preoccupo di voi. Mi preoccupa il ragazzo, in fondo. Come potete ben immaginare, è cresciuto in una situazione non di agio come noi altri. E quindi una voce amica in più sicuramente non vi farà male. Non ho intenzione di rallentarvi. So che all'apparenza posso sembrare inutile, ma vi chiedo solo di darmi una seconda possibilità. Stiamo per switchare di nuovo. Vi incamminate. Ad un certo punto arriva presso. Un attimo. Che padello. Una crepa nel muro e si infila dentro. Ci passate tutti abbastanza tranquillamente tranne voi due che vi dovete stringere. Lui ovviamente spegne la torcia. Quando oltrepassate questa crepa, che vi rendete conto essere parecchio spessa, vi ritrovate in questo slargo. Forse una volta doveva essere tipo una stazione di macchinari di qualche tipo, un depuratore forse, non lo so, qualcosa comunque legato al flusso delle acque nere, menate del genere. Lui continua a camminare ed entra in una specie di cisterna. Come entra dentro, sembra letteralmente che accenda un fuoco, ma in maniera artificiale, e la cisterna si illumina e fa segno di entrare. Poi titubante comunque entro e gli chiedo: cosa sai tu del profeta? So che ho un grosso conto in sospeso con lui dal momento che ha tentato di uccidermi. Oh, beh, allora forse abbiamo qualcosa in comune. Anzi, toglierei il forse. E come ha tentato di farlo? Ah, è una storia del cazzo. Diciamo che prima di diventare un senza tetto ero uno storico. Le mie ricerche mi portarono a Calarisa, una città portuale. Io a Calarisa. E Calarisa, dove è successo tutto il grosso casino. Eh sì. Vabbè, carte scoperte? Carte scoperte. Volevo rubare una roba ad un tizio. Uno grosso, un coglione, Cadicus Jonu, un nobilotto locale. Io in quel momento lì sono... cioè ero lì così, non dico niente, però... Sono entrato in casa sua, ma sto coglione è impicciato con il profeta. Fatto sta che mi hanno beccato e hanno tentato di sacrificarmi al loro fottuto dio, perché se non ne foste consci... Sì, sono dediti a sacrifici umani, perché a quanto pare più anime sacrificano il loro dio, più questo loro dio, boh, non ho capito bene, risponde. E come lo fanno di solito? Magari... Ti infilano un pugnale nello sterno, ti aprono, ti strappano il cuore e poi ti danno fuoco. Ah, okay, è un classico. Io tappato le orecchie di Bruno quando ho detto queste cose. E si cala questa specie di poncio straccio che ha addosso. Come fortunatamente si sono fermati al pugnale. E vedete che in mezzo al petto ha proprio una cicatrice, wow, importante. Deve aver fatto male. Oh sì. E come hai fatto a sopravvivere ad una pugnalata del genere? Magia. Sì, magia. Fatto sta che dopo essere sopravvissuto a questa merda ho tentato di scappare. Sfiga vuole che proprio quella cazzo di notte qualche coglione avesse tentato di rapinare Jonu, che cazzo ne so io, e lo stesso coglione era impicciato con altra gente ancora. Gente con gli occhi indaco, vi dice nulla? Un attimo. Fatto sta che quando lui è arrivato si è portato dietro gli indaco hanno fatto un po' piazza pulita, c'è stato uno scannamento fra profeta, indaco, Jonu, e nella ressa sono stato beccato dagli indaco. Quanto tempo fa? Almeno un anno fa è successo tutto questo casino. Mi sono ritrovato nel fondo di una prigione della chiesa, altri grandi simpaticoni che stanno così con gli indaco, quei cazzo di fenomeni, e lì poi ho incontrato Leto e... Vabbè, gente. La chiesa è l'indaco? Quegli imbecilli non si rendono conto che sono pieni fin qui. Uno dei loro alti arconti, cazzo, è un indaco. E loro... non sono mai stati troppo intelligenti. Beh, sapevo che gli indaco fossero all'interno della chiesa, ma non sapevo fossero diramati fino su così in alto.
Vedete che ha preso letteralmente un barattolo che sembrava pieno di olio e l'ha bevuto. Quello che il mio amico vuole dire è semplicemente che ha degli amici che frequentano gli ambienti della chiesa e gli raccontano queste cose, ma non gli hanno mai raccontato nulla di gente con occhi indaco all'interno della chiesa. E sì, fra anziani si va a giocare a briscola insieme, si fanno due chiacchiere e ho conosciuto anche alcuni della chiesa. Sì, vabbè, ok, l'importante è che siate contro il profeta. Comunque, l'Alto Arconte Neraren. Dei miei coglioni al Torconte. Quel tizio è corrotto fino al midollo. Nella prigione quegli imbecilli della chiesa non se ne rendono conto, ma fai peggio esperimenti. Che genere di esperimenti? Io fortunatamente non sono passato sotto i suoi ferri, ma Leto sì. Leto? Oh sì. Che tipo di esperimenti ha fatto su Leto? Non ne ho la più pallida idea con sicurezza, so soltanto che un giorno l'hanno schiaffato l'incella e sembrava essere un bambolotto, totalmente vacuo, totalmente vuoto. Poi l'hanno portato via e improvvisamente quando l'hanno riportato sbraitava, faceva, disfava, un gran casino. No, aspetta, puoi entrare un po' più nel dettaglio? Perché a me vengono in mente ovviamente i racconti di Arion dentro al viaggio onirico, quando ci ha spiegato come è stato creato Leto manufatto, un manichino. In che senso come un bambolotto? Aveva un aspetto diverso, era tipo fatto di legno. No? Fatto di legno. Di legno. No, intendevo che non aveva espressione, non si muoveva, non parlava, non mangiava, non faceva nulla, era lì fermo. E c'è stato qualcosa, una magia, qualcosa? Non lo so, so che l'hanno prelevato ad un certo punto, l'hanno portato via e quando l'hanno riportato in cella, improvvisamente. Vabbè, eventualmente approfondiremo il discorso di Leto più in là. Ora, la cosa che più ci preme sapere è, siccome a quanto pare abbiamo entrambe il profeta alle calcagna, o comunque sembra essere la calcagna di tante persone questo profeta. No, sicuramente le mie calcagna è di brutto. Non gli piace quando un sacrificio di sua sponte prende, si alza e se ne va. Quindi tu eri destinato a questo sacrificio? Sì, hanno fallito grazie a quel tipo che gli è entrato in casa a Jonu. Lì sul serio mangio la foglia, perché lui è cosa appena detto? Me lo puoi dire? Grazie al tipo. Allora mi sa che me ne devi una. Il tipo che è entrato in casa a Jonu sono io. Wow. Socio, completamente inaspettato. Così. Partito, va bene. Ti è andato bene a te. È mezzanotte. Voi siete davanti alla palazzina dove... Fa un po' svengo io con tutti questi switch. Allora, dove siamo? Non so più neanche dov'è. Ecco. Avete incontrato per la prima volta Sullivan. Siete ben nascosti nelle viuzze. Sullivan non si è tirato a lucido, però si è sistemato. Gente per le strade? Non è una situazione deserta come quella che avete affrontato la sera prima. Questa è la sera del 18. Siamo a mezzanotte, quindi adesso sta per iniziare il 19. Vedete delle guardie di ronda, della gente che passeggia. Però comunque è una situazione molto tranquilla. Non è così facile, vi rendete conto, nascondervi in una città che ha una illuminazione artificiale così efficiente, ma sotto anche guida e consiglio di Galgit e di Dalia avete avuto modo di... Sullivan è lì, davanti al portone, e lo vedete nervoso. Noi quanto siamo lontani da lui? Siete assolutamente a portata di vista, se alzate un po' la voce a portata di comunicazione. Posso io in prevenzione dare un comando a Jackie di sorvolare la zona in caso, che ne so, il bambino dovesse scappare, e quindi gli do questo comando preventivo del tieni d'occhio la zona, tieni d'occhio il bambino. Lo fa? Sì. Vola sopra le illuminazioni, quindi buio su buio. Mm-hmm. È come se fosse invisibile. Sì. Quindi qual è il piano? Aspettiamo, cerchiamo di sentire che cosa dice Sullivan al ragazzino. Dovremmo cercare di spaventarlo oppure... No, tutt'altro. Le porto lo sguardo lontano dove avevamo intravisto delle guardie. Secondo te, se 5 persone fanno urlare un ragazzino in mezzo alla strada, in legge, a chi crederà? Hai ragione. La tensione ovviamente vi fa passare il tempo ad una lentezza spropositata, ma alla fine... Da un vicoletto vedete uscire questo, per te che sei halfling identifichi essere un bambino, avrà fatto la pubertà, per voi altri invece sembra tipo un barattolo, cioè è minuscolo letteralmente. Minuscolo. È un halfling. Sì, un halfling, okay. Un halfling small, tipo un furetto, tutto guardingo che si aggira, e
tenta di aggirare il più possibile le luci dei lampioni. Dopo un po', ovviamente, Sullivan si è seduto sulla gradinata d'entrata perché ne ha fa stare in piedi. E quando il ragazzino gira e sta per entrare nel portone, ha un attimo di sussulto, si spaventa nel vedere lì Sullivan. E Sullivan subito: shh, tranquillo, tranquillo, tranquillo. Sullivan, sentite che sta parlando ad un tono di voce contenuto, abbastanza da poterlo sentire. Siediti, figliolo. Il ragazzino si sta guardando intorno. Signor Sullivan, ma perché non è nella sua casa? Lui proprio da un pat pat sul gradino: siediti, non avere paura. E vedete che tira fuori dalla tasca un piccolo involto che gli allunga. Il ragazzino si avvicina, si siede, apre l'involto e dentro vedete che c'è un paninino che inizia a mangiare con la foga di chi probabilmente non ha mangiato da almeno tutta la giornata, se non di più. Vedete Sullivan che è passato da tensione tutto a più una preoccupazione adesso. Lo vedete che proprio sta guardando sto ragazzino, poi si gira nella vostra direzione e fa un gesto. Con voi ovviamente c'è anche Jasper, che ha insistito per seguirvi, e Marcus. Sì, io Marcus gli faccio: aspetta qui. E la reazione del bambino qual è? Vi avvicinate pian piano, quando siete a qualche metro di distanza si alza, sta per scattare per alzarsi in piedi, ma Sullivan con mano pesante ma non violenta, cioè proprio un: tranquillo Landris, non preoccuparti, questi sono amici miei. E io gli allungo una fettina di carne secca, di quella buona buona che tengo sempre da parte quando mi viene famona. Cioè io scambio sempre amicizia cibo, quindi... Vedi il ragazzino che... È buona, è nutriente, vedrai, ti farà bene. Vedi Sullivan che allunga, gli stacca un morso. Ma è un animale sto bambino, porino. Beh, è tipo i cani bastonati. Ha fame, povero. No, più che altro non so se fidarsi, potrebbe essere drogata. Cioè, più che altro, immaginatevi in che cazzo di situazione vive questo. È un cavolo di animale, lo trattano. Gli stacca un morso, lo mastica, lo manda giù. È buono, è buono. E quella è buona, fumicatina, cioè proprio... Signor Sullivan, cosa succede? Ragazzo mio, sai che ti ho sempre detto che non avremmo fatto per sempre questa vita, no? Perché aspettavamo tutti e due che succedesse qualcosa, che ci magicamente portasse in un posto migliore. Questi ragazzi mi hanno fatto capire che le cose non succedono per magia, ma che bisogna impegnarsi. E... dovremmo impegnarci ad aiutarli. E vi viene anche a dire: minchia, ma un tossico che fa così tanto amicizia col suo pusher non è una roba proprio, vabbè, quasi paterno nei suoi confronti. Sì. Cioè, fa strano. E in ogni caso vedete il ragazzino si avvicina e inizia a sussurrare nell'orecchio in maniera abbastanza sommessa. Se volete sentire vi chiedo un percezione. Sì. Ci provo, dai, magari usiamolo sto dado. Rob? 11 più 6 9 più 6 15 19 più 4 23 8 più 3 11 Te sei quella che capisce di meno, capisce a spizziche e bocconi due robe. Voi tendenzialmente sentite, tu invece capisci nitidamente. È lì che gli sta dicendo: quindi basta con la droga, ha smesso, hai smesso Sullivan, quindi basta. Vedete che proprio gli dà un pattino sulla testa, un po' per calmarlo, un po' per rimetterlo a posto. Fa: sì. È giunto il momento finalmente di alzarci e partire. Ma prima dobbiamo scrivere la parola fine a un po' di situazioni, fra cui balocchi. Lì l'espressione cambia ed è di paura, punto. Lo so, sembra un ostacolo insormontabile, ma sappiamo entrambi che io in particolare sono stato troppo zitto su questa situazione. Adesso, ragazzo mio, è giunto il momento di uscire dal silenzio. Non preoccuparti. Non dobbiamo combattere direttamente. Quello se ne occuperanno questi baldi eroi. Sono degli eroi, lo sai? E lui, vedete proprio che l'espressione in questo momento cambia, passa proprio dal what? E si gira verso di voi in cerca di una conferma. Mi inginocchio di fianco a Dalia. Sì, noi siamo degli eroi e siamo qui per proteggervi. Quando ero più piccolo non ho fatto un lavoro diverso dal tuo. Quindi quello che ti sta proponendo Sullivan è la possibilità di chiudere una brutta parte della tua vita e andare verso qualcosa di meglio. Potresti essere quello che vuoi, anche un eroe. Però ci serve il tuo aiuto. Puoi fidarti di noi. Che c'è? No. Letteralmente dico questo. Però ci servirebbe il tuo aiuto per sconfiggere i cattivi. Una tu sarai un pilastro fondamentale. Dovrai dirci dove sono. Vedete il ragazzino, i suoi occhi diventano ancora più lucidi e
si avvicina ancora di più a Sullivan, proprio in cerca di sostegno. Sullivan ha ancora la mano sulla sua spalla e vedete che lo stringe in maniera amorevole. Guarda verso Sullivan, Sullivan guarda verso di lui e vedete anche un po' gli occhi lucidi in Sullivan. Il ragazzino si asciuga, si mette in piedi, tenta di mettersi a posto, ma lo fa in maniera goffa. Guarda verso Sullivan in cerca di approvazione, che ovviamente arriva. Io vi aiuterò. Grazie mille, Landris. Però dobbiamo fare attenzione. E io vi posso portare alla base principale dei balocchi. Però dobbiamo addentrarci nel fondo e sarà difficile. Ci sono passaggi che solamente pochi conoscono. Io e molti altri bambini veniamo presi con la forza proprio perché siamo abbastanza piccoli da passare inosservati. E vedete che ha un momento di dissociazione, probabilmente flashback del Vietnam. Apro lo zippo per richiamarlo all'attenzione. No, per accendermi una sigaretta, non è che glielo faccio di fronte alla faccia. Ah, ok. Solo un suono chiaro per snappare. Sì, e lo vedi che ha un attimo di... Quando prendi la boccata sigaretta... Ha un sapore amaro. Ah. La controllo perché cadere non mi è caduta. No, no, è integra, però è proprio questo settore di... Vabbè, Sullivan. Sì? E se invece rimanessimo in contatto via cristallofono, così tu e il piccolo Landris potete tornare al sicuro in locanda e voi ci date solo indicazioni, così eviteremo di mettervi a rischio. Vedete Sullivan che è molto d'accordo con quello che stai dicendo, che proprio ti guarda, poi guarda lui, come dire, e vedete Landris che... Allora, siamo ancora troppo lontani dalla fine, ma mi si stanno accavallando troppe cose in testa, quindi non ce la faccio ad andare ulteriormente dritto. Innanzitutto, cosa abbiamo capito di sti balocchi? Perché io mi sto veramente perdendo tanto in questo episodio, che se fosse durato la metà, secondo me andava bene. Cioè faceva solo vorcheggiamente così, è veramente dispersivo da morire, cioè non sto capendo niente. E sto prendendo degli appunti, Cioè, sto prendendo gli appunti, guardando questo episodio non ho capito nulla. Cioè nulla no, è un po' esagerato, però nel gruppo A veramente sto facendo una fatica senza senso a capire che cosa stiamo facendo. I balocchi sono i bambini spacciatori? È una speculazione o c'è stato detto direttamente? Perché a me sembra che si parli solo così, fra le righe. Te lo fanno intuire, ma non mi viene sbattuta in faccia questa informazione. Quindi fatemi capire se questa è una vostra intuizione oppure no. I balocchi sono i figli della forca del gruppo A. I balocchi sono un'organizzazione criminale che sfrutta i bambini per passare inosservati. Ok, sono una gag che controllo spazio di terra. Quando è stato detto? Cioè, perché voi lo sapete e io no? Quindi più avanti l'avrebbero spiegato, che voi lo sapete perché avete già visto l'episodio, ok. Infatti quella di fare episodi così lunghi non è stata una scelta facile, ma non lo metto in dubbio. Però questo è veramente difficile da seguire, non solo per il minutaggio, ma anche quello non aiuta. Lo ha spiegato prima Sullivan. Mi sarò distratto, allora non lo so. Si chiarisce fra poco in modo più preciso in ogni caso. Ok. Allora, balocchi, gang, sfrutta bambini. Perfetto. Ok. Questa cosa di Galgit. Perché Galgit fuma e la sigaretta gli sembra troppo amara? E soprattutto perché Gian ignora la cosa? Il ragionamento che ho fatto io è semplicemente Matt che vuole... sottolineargli il fatto che non sta fumando più come Delphin ma come Galgit e quindi gli sembra più amara. Ah, la cosa di Dante. È così tanto disintossicante, ti fa sembrare tutto più schifoso? Ma lo sapete per certo perché dopo viene spiegato o state unendo dei puntini? Di nuovo chiedo, cioè per sapere, non per mettere in dubbio quello che dite, ma per sapere se spacciarla come verità oggettiva nel gruppo o se appunto speculazione. Aya nella scritta, ok, io mi copro un po' le scritte delle volte. C'è una nota sotto la mia faccia, perfetto. Ok. Interessante.
In testa. Sarebbe interessante capire se anche Gian l'ha capito in giocata, perché non mi passa, mi passa proprio quello glissasse, dice, va bene, non ho capito, andiamo avanti. Non è quello l'importante. È un po' più semplice come visione, sono una cellula degli Eremotus. Ok. Continuiamo. È un po' dubbioso. Si è ricappato quando ha fatto un piccolo sobbalzo, ma è tornato. È difficile spiegarlo. È molto più facile e sicuro mostrarlo. E non ho paura. Sarò anch'io un eroe. Forse ho un'idea migliore. Penso, Urrian, uso messaggio. Dopo che Landris ci avrà scortato a vedere, insomma, dov'è il covo e tutto quanto, prendi Landris e Sullivan, scortali alla locanda, prenditi cura di loro, stagli addosso proprio. Ti arriva il messaggio. Penso io. Ok. Sono al sicuro. Saranno al sicuro. Ok, sono d'accordo. Qual è questa idea migliore? Li faccio portare alla locanda da Ulrian. Sì, okay. Landris, dimmi, c'è qualcuno che sta seguendo i tuoi movimenti per caso? Noi non veniamo seguiti. Nessuno. E lo vedete che quasi si sta mettendo a piangere. Nessuno di noi è un eroe. Abbiamo tutti troppo paura. Landris, sai quanti anni ho io? Ne ho 130. Sai quanto tempo ci ho messo prima di rendermi conto di quanto male stessi facendo e quanto le scelte che stavo prendendo fossero sbagliate? Quanto tempo mi ci vuole per trovare il coraggio di cambiare la mia vita? Anni, decenni quasi. Quindi non avere fretta. Questo giorno è il primo giorno della tua nuova vita. Non bruciare le tappe. Procedi con calma. Se prima di camminare inizi subito a correre, cadi e ti fai male. Hai fatto un ottimo primo passo, insieme anche a Sullivan. E lo guardo dicendo, sappi che per me sto ragazzino adesso è tua responsabilità. Adesso vi metterete a camminare insieme. Ma oggi, tutte le cose da eroi, ce ne occupiamo noi. E un domani tu aiuterai un ragazzino come te. E allora starà a te essere l'eroe. E poi, Landris, hai già accettato di aiutarci, quindi sei già un piccolo eroe. Lo state aiutando, effettivamente, a riacchiapparsi. Guardiamo Kenshin. Cosa? Sì. Dovete fare attenzione però, perché Syrros è molto pericoloso. E qui, tranne Dalia, vi chiedo tutti un tiro su storia. Syrros, hai detto? Syrros. 8 meno 1, 7. Vabbè, no, 10 più 2, 12. 16 più 1. Ma a te non dice assolutamente nulla. A voi vi dice qualcosa, Syrros? Non l'ho già sentito. Sì, ma a livello di folklore, ma non riuscite a mettere bene a fuoco. Oddio, no, tu solo, è un nome che hai già sentito in ambito folcloristico. Forse qualche libro di mio padre. Da te è una favola, effettivamente. Sì, era una favola, però ricordi una cosa di paura, eccetera, una roba... Una cosa brutta. Quindi una roba brutta, sentimenti sì. Negativi. Esatto. Te invece la favola di Syrros te la ricordi? Ah. Syrros è praticamente Peter Pan versione demone. La fusione fra Peter Pan e Mangiafuoco di Pinocchio. Syrros è questa entità, questa creatura che si aggira nella notte e rapisce i bambini convincendoli di portarli in un luogo ameno, in un luogo fatto solo di balocchi. Dove i bambini non dovranno mai crescere e dove potranno giocare per il resto dei loro giorni. E una favola come Pinocchio e come Peter Pan, prima o poi devi crescere. Perché cosa fa Syrros? Syrros è lì che ti fa giocare, eccetera, ma giorno dopo giorno Syrros, i bambini senza rendersene conto, un giorno un'unghia sembra fatta di legno, poi l'unghia diventa un dito, finché del bambino non rimane nulla se non un giocattolo con il suo aspetto. Quindi è una specie di babau per noi. È un demone. È una di quelle favole folcloristiche che quanto è in realtà e quanto immaginazione. Mm-hmm. Siamo in un setting magico, quindi c'è sempre quel... E mi rivolgo al bambino. Syrros, hai detto? Quanti altri bambini ci sono? Non lo so. Penso praticamente tutti gli orfani del fondo. Cosa succede a questi bambini se non fanno quello che vuole? Di nuovo vedete che dissocia fortissimo. Sì, flashback probabilmente di robe brutte che ha visto, ma vedete proprio sguardo vitreo nel vuoto. Gli metto una mano sulla spallettina piccola, cerco di infondergli un po' di calore. Quando lo fai proprio sobbalzino. Piano piano,
poi gli mando un po' di energia, di calore, proprio. Stai tranquillo, non ti preoccupare, ti proteggiamo noi. Ora sei al sicuro. Però tutte le informazioni che puoi darci saranno davvero utili. Io in verità, noi non sappiamo praticamente nulla. A noi vengono solo date le cose da consegnare. A noi, che siamo più piccoli, vengono date soltanto oggetti piccoli, come... E vi tira fuori una serie di fialette, tutte di Umbraid, deducete facilmente. Vedete Sullivan che ha un momento di... Tentazione. Però... Sì, nel momento in cui ho visto l'Umbraide lo fulmino con lo sguardo. Sì, sì, no, non vi caga, fa proprio passa lo sguardo all'Umbraide, poi tira su col naso rumorosamente, vedete che si dà un paio di pugni sulla coscia e guarda altrove. Tra l'altro un po' di fialette, saranno tipo 5-6, appunto ve le mostra. A noi più piccoli fa consegnare queste, poi magari ai bambini quelli un po' più grossi fa consegnare cose un po' più voluminose e... Tipo? Mi ricordo che c'era un mio amico che una volta ha portato una... Allora, in realtà qua sono abbastanza d'accordo con quello che dice Gandalf, ma Matt si è giocato il passepartout, ok? Quindi fa tirare su storia per capire... semplicemente, cioè ci può stare il tiro di storia, secondo me è abbastanza corretto, perché potrebbe conoscere questa fiaba, ricordarselo oppure no, ma... ha l'escamotage del Dalia non tira. Dalia è successo automatico, Dalia la sa. Perché la sappia, non lo so, da background probabilmente per lui ha senso che Dalia non tiri, ma lui si assicura che almeno uno di loro sappia questa roba. Me lo appunto perché è importante. Una pistola. Sì. Fantastico. Si stanno armando. Io non posso concepire che utilizzino i bambini per farlo. Le dai a me queste? Te le allunga, però lo vedete che... Lo guardo intensamente, cioè proprio lo guardo negli occhi. Da pari a pari. Non lo sto guardando come no, povero piccolo bambino. Tranquillo. Ci siamo qui noi. Lo fa, ma capite che dietro questo gesto c'è un grosso sforzo, anche facendo uno più uno. Allora mi fermo e gli dico, facciamo una cosa. Per adesso tienile tu. Quando sarà finito tutto questo, però, vorrei che te ne liberassi. Ok. Per fortuna, Sara si è resa conto che stava facendo una cazzata. È la classica azione da giocatore che vuol fare una cosa buona, ma non sta riflettendo su quello che sta... effettivamente succedendo in gioco, non sta metabolizzando appieno il tutto. È ovvio che sto bambino qua, se gli avesse consegnato la merce, chiamiamola così, l'Umbraide, e poi una volta incasato, se è incasea dagli spaccini, insomma, non porta l'adeguato compenso, è un disastro, è la roba più grave che può fare, ok? Cioè ritorna senza essere stato pagato, ma senza la merce. Gravissimo, probabilmente lo uccidono all'istante. È per questo che Matt ha sottolineato come per lui fosse un grosso sacrificio. Perché per lui doveva essere un o mi assumo il rischio e spero che non mi sgavino, ma è molto improbabile, o sto dicendo non tornerò più a casa. È quella l'unica alternativa che lui ha, non tornare più a casa e non avere le ripercussioni della sua azione. Sara forse lo coglie, lo capisce, perché riflette sul perché. Perché Matt mi sta dicendo che per lui è un grosso sacrificio. Lui non si droga, cosa se ne fa? Ah, giusto, lui la vende. Effettivamente gli sto chiedendo di darmi la droga senza dargli niente in cambio. Lui dovrà prendersi le ripercussioni di questa mia scelta. Ok, no, cambio idea. Te la lascio, però facciamo che smetti. Ha molto senso. Intanto mi guardo intorno per vedere se ci sono nuove cose, le guardie o roba del genere. Fammi percezione. 14 più 4, 18. Vedi una ronda passare, ma vanno dritto, gente, ma nessuno che sta passando qui in questo preciso momento. Okay. Allungando l'orecchio, no, dai un occhio a Marcus che ovviamente sta sondando. Terminator. C'è anche Urian, esatto. In giro, immagino. C'è anche Urian, ovviamente. Che sta controllando. Sì. E anche Jackie, e però... vedi che sta sondando e quindi capisci che non c'è nulla. Ok, Landris, ora dovrai condurci dai cattivi. Ti prometto che questa notte andrai a dormire e sarà tutto finito. Shh.
faccio un fischio a Marcus, sì, dico di avvicinarsi. Lui è un amico, è grosso, sembra fare paura, ma in realtà è un cucciolone. Lui tipo, vedete che è carico, ha gli occhi lucidissimi, capite che ogni tanto gli cala anche qualche lacrimuccia, capite che sta provando delle emozioni nuove probabilmente. Quindi lo vedete lì tutto carico quando arriva Marcus. Marcus? Lui. Lui è Marcus. Marcus, lui è Landris. Marcus, ho bisogno che tu, fin quando non lo riporteremo alla locanda, tenga un occhio su di lui e non deve succedergli niente, d'accordo? Landris, lui è il migliore amico che potrei avere questa notte. Stagli vicino e fidati di lui. Avrà dei modi bruschi, non parlerà molto, ma farà di tutto per proteggerti. Anche lui è un eroe. È la miglior guardia del corpo che ci sia. In questo momento, tra l'altro, vedi Marcus che alza la mano, guarda la mano, guarda il bambino, chiude così, poi guarda verso Galgit. Landris, Marcus vorrebbe fare amicizia con te. Te la senti? No. Ok, Marcus, dopo. Adesso è un po' scosso. Marcus ci rimane un pochino, pochino male. Marcus, ognuno ha i suoi tempi. Non ti preoccupare, dopo. Ti manda un haiku, il cui significato è: ogni cavallo trotta alla sua velocità. Tipo, quando avrò 300 anni pubblicherò gli haiku di un antico cavaliere. Allora, pronto a cambiare la tua vita, Landris? Sì. Seguitemi. E furtività, tutti. Bene, fantastico. Preparatevi, ci saranno un po' di tiri di furtività. Cosa potrebbe andare male? Rob? 10 più 3. 7 più 8, 14, 15. Ok. 12 più 8, 20. Perfetto. 12 più 3 più 1. Andate pianino, un po' perché la corsa di Landris è un passo vostro. Vi ricordo che la taglia è quello che è. E voi tipo, toc. È small. È smallest. Però il primo step riuscite a farlo tranquillamente. Arrivati all'entrata del fondo, non è la stessa entrata da cui siete passati per andare a casa di... Dell'Italis. È un altro passaggio, identico. E una volta dentro percepite la stessa roba. Aria pesante, tutto quanto. Le illuminazioni sono praticamente le identiche. In quel momento capite una cosa che vi aliena un secondo, ovvero probabilmente qua sotto non c'è differenza fra giorno e notte. Qua è un costante crepuscolo. L'unica luce che entra è quella dalle porte e più va in dentro, più questa luce appunto non c'è. È artificiale, dici. Esatto, e quindi è questo costante crepuscolo. Probabilmente vi rendete conto che questi fanno degli orari di lavoro infiniti. In questo momento trovate praticamente lo stesso casino che avete trovato all'inizio. Però Landris ha un'expertise che vi lascia genuinamente impressionati. Un po' perché nessuno guarda i bambini, un po' perché lui è molto agile. Fatto sta che nell'arco di una mezz'oretta arrivate in una zona molto centrale del fondo. Immaginatevi la zona esterna, appunto la zona dove ci sono le varie entrate, voi siete quasi al centro. C'è un'aria pesantissima. Ci sono dei momenti in cui polvere, sporco, la gente quasi che vive... Quasi smog, sì, di quello... Sì, sì, polveri sottili. Capite che vivere qui è una merda. Più andate in dentro, più vedete che la gente è consumata da questa vita. E anche tutto il resto dell'ambiente. Vedete, questi palazzoni, come dicevo, è costruito sia dal basso all'alto che dall'alto al basso. È tutto sporco, cupo, ci sono queste illuminazioni artificiali. Ci sono anche tipo delle segnaletiche, non c'è né arte né parte. Queste sono strutture fatte per scaricare gente. Sì, casermoni in pratica. Sì, sono dei casermoni, dei dormitori, senza cuore. E il discorso che vi faceva Picchio all'inizio del è giusto che la voce del popolo si faccia sentire, acquisisce improvvisamente un peso diverso. Arrivati in questo grosso rione, che strutturalmente è identico, come tutte le altre strutture, a quello che avete incontrato precedentemente dove abitava Talis, ma sembra quasi che sia stato riconvertito, tipo l'arco centrale, quello da cui siete entrati è stato chiuso con assi di alluminio, di metalli, alla bene meglio. Le finestre molte sono state murate o coperte, hanno creato una sorta di balconcino in cima all'arco. La struttura è la stessa, ma è stata tutta modificata. Eccoci, è qui. Landris, c'è qualcos'altro che dobbiamo sapere? C'è qualche controllo, ci sono delle guardie... Qualche trappola. Vi indica, in quel momento siete appunto in un cunicoletto, e inizia a indicarvi un po' di persone. E capite che è pieno.
siano. Vi indica tutte le varie persone, gente che capite essere criminali, ma li vedete alcuni con grossi armamenti, spade, fucili. Sono troppi e troppo equipaggiati. Impossibile? No, però uff. Ci serve forse un piano. Ci servono rinforzi, contattiamo il legge. Marcus, accompagna Ulrian e portate Sullivan e il piccolo al sicuro. Vi devo aiutare a entrare? Ah sì, prima esatto, facciamoci aiutare. Tranquilli, noi possiamo passare da sotto, ma se una volta dentro volete combattere Cirrus, le guardie devono essere occupate in altro modo. Jasper, chiamami il tuo colle e passamelo. Come capisce che volete chiamare qualcuno, Landris vi fa mettere praticamente in un buco nel muro, in un caseggiato probabilmente abbandonato, lo vedete mezzo diroccato e quindi siete al sicuro. Sì? Il tuo colle. Ah, oh, i miei migliori amici? Sì. Riesci a tracciare la posizione di questo cristallofono? Ah. Bene, siamo alla base dei balocchi. Come sono contento. Non so se dal mio tono di voce te ne stai rendendo conto, ma non abbiamo molto tempo per le chiacchiere. Fai arrivare qui una squadra e assalta il posto. Dicevo, come sono contento di aver fatto modo mio e di avervi fatto seguire. Tranquillo, sta per iniziare un gran casino. Perfetto, vai a farti fottere. Ci vediamo poi fuori. Certo. Chiudo. Quindi? Quindi appena sentiamo casino, noi facciamo irruzione dove invece ci porterà lui. Bene. Facci strada. State per muovervi quando sentite il cristallofono vibrare sostanzialmente. Jasper vi guarda, è il signore elegante della locanda. Il signore elegante? Prendi la chiamata. Chi è il signore elegante della locanda? L'elfo, il mezzelfo. Sì, sì, lui. Ah, Picchio. Sì. E quindi avete bisogno di una mano? Ma se ce la dai, schifo non fa. Un uccellino mi ha informato che qualcuno vuole finalmente portare un po' di giustizia dalle parti. Picchio, stringi, non ho molto tempo. Fanno tutto questi. Avete bisogno di un diversivo? Spiegami la situazione. Riesco a spiegarli dove siamo all'interno del borgo. A grandi linee ti fai aiutare da Landris. Sì. C'è un bel po' di gente all'interno. Se mi create una bella distrazione insieme alle forze del legge sul fronte all'interno della sala principale, noi possiamo andare di sotto e avere a che fare con il burattinaio, chiamiamolo così. La protezione del bambino e del nano è la priorità. Non preoccuparti, a quello ci pensiamo noi. Com'è che sanno tutti quello che stiamo facendo? Perché ovviamente il legge non fa mai esattamente quello che dice, perché la gente in questa città sono dei grossi ficcanaso. Tanta sincerità e tanta cordialità, tanta trasparenza, ma in realtà sono tutti dei pali su per il culo. E perché noi non siamo bravi a lavorare sotto copertura? Arriviamo. Sì, chiudo e lascio Landris. Cioè, Landris, cioè, piccolo, sì. No, scusa, non a te, bambino. Jasper. Bambino per bambino. Bambini. Siete lì, vedete che anche Landris sta un po' temporeggiando, capite che probabilmente c'è qualcuno in mezzo ai coglioni rispetto a dove vuole andare, ma in quel momento vedete avvicinarsi un gruppetto di persone. In realtà, Ilian dice una cosa che mi ha fatto storcere il naso prima. Sheehan ha fatto 20 naturali per vedere se ti stavano osservando, avrebbe dovuto accorgersi che erano seguiti. Vabbè, in effetti è dopo legge, effettivamente. Sì, è una giusta osservazione. È una giusta osservazione. Penso che se ne sia semplicemente dimenticato. Non lo so. Sto ragionando su altre possibili spiegazioni. Allora, appuntiamo. Non scrive più, ci ha abbandonati. No, scrive. Ok. Sapete che è difficile trovare un titolo per il video stavolta? Se avete suggerimenti, ditemi. Stupitemi. Questo gruppo. Ci siamo quasi. C'è il nano, quello che avete incontrato vicino di casa di Talis. Ah! Il figlio, non il padre. Sì. Ok. Tutto baldanzoso, si avvicina uno di quelli che vi è stato indicati come guardie di Cirrus. Iniziano a parlare di qui, di lì, su e di giù. A un certo punto, boom! Gli tira una bottigliata in faccia, secca. Le guardie ovviamente sciamano verso di lui, in quel momento sciamano altre persone alle spalle del nano, fra cui c'è anche Picchio, e inizia una
una lotta vera e propria. Vedete che tirano anche fuori le armi e c'è proprio violenza in questo momento, ma capite che fra le due parti probabilmente c'era qualcosa di sedimentato. Atavico. E infatti, esatto, cioè probabilmente era una scintilla che era lì sulla dinamite pronta a scoppiare. Mi serviva solo la scusa. E in quel momento in mezzo alla rissa piove il nostro eroe Montero. Ah! Hola, hola, soy Montero. Non ha la divisa. E inizia a tirare delle ravanate incredibili, gente che vola. E in quel momento, quando arriva anche Montero, tutti i sorveglianti della zona sciamano fortissimo lì. E parte proprio scontro pesante. Landris ne approfitta. Vi filate in un tombino e uscite e siete al centro del rione. Una volta al centro del rione capite che anche qui è stato tutto trasformato e riconvertito. C'è un altro balcone attaccato a un muro, però appunto il muro è stato bucato e questo balcone è tutto fatto con oggetti di scarto e ci sono tante porte, alcune sfondate, alcune aperte. Tutto quanto è decorato come se fosse un circo, pieno di festoni, totalmente alieno. Anche a livello di illuminazione sono state usate luci particolari, tendenti a colori abbastanza variopinti, mentre fuori è tutto un grigiume. Sì, sì, no, le illuminazioni sono tendenzialmente luci calde, basiche, standard, diciamo, esatto. Sì. Qui invece c'è un putpurri di luci e di colori diversi che appunto su queste stoffe, su queste decorazioni fa un effetto quasi trip. Siete dentro. La situazione non è passata totalmente inosservata. Do il segnale intanto a Ulrian per scortare Marcus, Landris e Sullivan in locanda al sicuro. In quel momento sentite un passo pesante, qualcuno che si affaccia dal balcone. Questa figura alta, snella, un mezzelfo potenzialmente, però non riuscite a identificarlo bene. Vedete che ha tutta una serie di pezzi che non sono di carne, sono come innesti artificiali. Ci sono innesti artificiali di vario genere e tipo. Il nostro buon Kenshi ne è fulgido esempio. Però questo tizio, vedete, strambo. Di solito è, perdo il braccio, viene sostituito da un pezzo di metallo, stop. Qui invece vedete che è un po' più fuso, è come tipo l'ulna che è stata sostituita da un pezzo di metallo ma rimane il braccio carnoso, vedete questo pezzo che esce. Appunto la mandibola ha i lati rinforzati come se gli avessero fatto il contorno, ma il resto della carne c'è ed è come fusa, come inchiodata, rasato lungo i lati e ha questi capelli molto lunghi, neri, non pettinati, tipo proprio letteralmente lisciati in questo modo che gli cadono dietro. Indossa un giacco, quello da direttore del circo, tutto sbrindellato, non ha le maniche, sono strappate ed è tutto pieno di toppe cuciture, vedete che ci sono appese delle medagliette, robe del genere. Questi occhi, letteralmente i bulbi dentro, sembrano delle sfere di metallo. Si appoggia lì sul balcone. Ovviamente dipende dal fatto che comunque l'ambientazione originale di Arcane, Zaun, io la conosco abbastanza avendo giocato il gioco. E quindi so cosa c'era dietro e non ha nulla a che vedere con il concetto di paese dei balocchi o cose simili. È proprio, cioè, bassi fondi, cyberpunk, super standard, super classico. Mi sembra di avervi dato nessun invito a voi. Beh, quando c'è una festa a me dispiace mancare. Siamo abituati ad arrivare senza invito di solito. Non esiste autoinvitarsi qui? Ah, sì, sì, io sono grande fan dell'autoinvitarsi, assolutamente, ma la festa è fuori, non qui, perché non andate a menare le mani con quegli altri? È che ci piace visitare la città quando è più tranquilla. Ah, volete vedere un po' dei miei balocchi allora? Potremmo portare la festa che è fuori anche qui dentro. Perché no? Bastava dirlo, signori. Permettetemi di dare inizio alle danze. Oh no, permetti, comincia io. Tiro il coltello. Lo fate praticamente in contemporanea. Lui fa questo gesto e tu lanci. Però voi mi fate un tiro salvezza. Su cosa? Destrezza. Ho fatto uno. Sono un halfling. Quindi tiro fortunato, esatto. 17. Ok, allora Rob. 15 più 3. Io ritiro il mio 1, ho fatto 17 più 8. 13 più 8, 21. 13 più 8, benissimo. 2 più 6. Faccio anche un tiro salvezza. Tu lanci il coltello, gli si pianta nella spalla, ma subito dopo aver sentito un proiettile prende Sheeran. Vedete che cade a terra per l'impatto. E poi sentite un altro corpo cadere a terra.
Pegherino. C'è post credit? Signori, bambini, non siamo teste di cazzo. Diciamo che questi signori sono dei testimoni che hanno avuto modo di... Ragazzi, non sa che... Sono dei testimoni. Cioè, l'hai appoggiato per... Sì. No, ha fatto test e mi ha guardato, c'è stato proprio un glance. No, hai detto... L'hai fatto... Hai detto, sono dei testimoni. Hai fatto testimoni. Diciamo che questi signori sono dei testimoni che... Scusate, lo so, ma io ne vedo loro due. Diciamo che questi signori sono dei testimoni che hanno avuto modo di presentare. Stavo guardando qui. Raga, io così. È bello. Ma vi rendete conto che siamo diventati il gruppo B, praticamente? Ci siamo scambiati i ruoli per trovare l'ispirazione della serietà. Ecco, a forza adesso continua a dire testimoni. Che cazzo devo dire? Brisco! Poi non c'ho il cambiare parola, tipo oculari. Non sì, oculari. Vabbè, sono degli oculari. Vabbè. Ma tanto l'ho stranissimo. Sono dei pezzi di culo. Vabbè, impazzuti. No, no. Ma neanche tra i voi. Dai, siete stati bravissimi, sono andato drittissimo oggi. Neanche tre ore. Top. Incredibile. Musicetta. Sono dei testimoni, ma non ho neanche capito che scena fosse, di cosa stiamo parlando. Non lo so. Ma oggi ho fatto cosa veramente poche informazioni e tanta confusione. Ma l'abbiamo finito. Con tanto di sabotaggio da parte di Twitch, bravissimo, ma c'è stato. Si è perso i primi secondi quando Matt diceva testimoni, pensava che stava per dire testa di cazzo, quindi sono... No, ma ho sentito il finale e poi ho capito. Adesso, in chiusura, a caldo. Non un voto, ma una vostra impressione sull'episodio? So che me l'avete già un pochino anticipato all'inizio, mi avete detto un po' la vostra, ma ve lo richiedo lo stesso. L'evento di scena si potrebbe giustificare col fatto che qualcuno che voleva vedere, se gli fosse... Che qualcuno... Aspetta, Lorena. L'evento di scena si potrebbe giustificare col fatto che il qualcuno che voleva vedere, se gli fosse alle calcagna, non erano agenti ma criminali. In fondo spesso non vedi ciò che non cerchi. Un agente sa come non destare sospetti durante un pedinamento. Se posso, penso che anche un criminale, specialmente se una spia o un sicario o un assassino, sanno come pedinarti senza farsi vedere. Se no non può fare il suo lavoro. Mentre invece, certo, un agente può dover pedinare delle persone, ma potrebbe essere negato per farlo e poter fare comunque il suo lavoro. Quindi no, non mi sta in piedi. Anche perché non funziona così Dungeons & Dragons. Cioè, lei ha fatto un tiro per capire. Voglio capire se qualcuno mi sta vedendo. Non voglio capire se c'è qualcuno di sospetto qua intorno. La richiesta è molto chiara. Non si può interpretare il tiro, ok? In modo tale da occultare informazioni o piuttosto che... perché sennò non ne portiamo più a casa. Sennò io giocatore non tiro più, perché tanto tu master mi dici solo quello che ti fa comodo, indipendentemente da quanto io abbia tirato. Lì ha fatto il massimo, lei doveva accorgersi anche se ci muoveva un piccione sulle grondaie, perché ha fatto il massimo. Non voglio dire che Matt abbia evitato di darle l'informazione per giocare sporco. Penso che se ne sia semplicemente dimenticato. O, ancora più probabile, penso che abbia improvvisato dopo la cosa del... li chiamo, no, siamo già qui, perché in realtà ci sarebbe semplicemente stato un tempo morto che non gli serviva, e quindi si è improvvisato il vi ho fatti seguire, non ricordandosi che Sara aveva fatto un tiro, per cui questa cosa in realtà non sarebbe credibile. Che non è grave, semplicemente un'improvvisazione che ti crea una piccola sbavatura, ma che è un classico. E non è male che in una giocata non ti torni tutto al 100% proprio per questo genere di dinamiche. Però vi invito a fare quello che vi invito a fare sempre: non giustificate gli sbagli.
Ok, non arrampichiamoci sugli specchi perché forse non... perché non vedi quello che non volevi... No, non ci sono cazzi. Cioè, se è così è sbagliato, punto. È uno sbaglio su cui passiamo sopra, perché non è uno sbaglio a livello di serie dove c'è una sceneggiatura scritta male e che mi crea un buco di trama e che quindi ha una gravità. È una giocata. Un piccolo sbaglio in una giocata. Prendiamolo per quello che è. Tutto lì. Perché penso che questi feedback... cioè, se non si fa notare a Matt che ha sbagliato questa cosa... sbaglierà di nuovo. Se invece glielo fai notare, magari ti dice: ah, è vero, sì, mi sono improvvisato che li seguissero e non mi ricordavo più del tiro. Però magari la volta prossima ci sta più attento. E non crea questa piccola incoerenza, che è solo che meglio, no? Dopo ping pong non mi è pesato, ma credo sarebbe stato più fluido con un paio di cambi in meno. Se Chilopedina fosse invisibile... allora lì, in realtà, di nuovo, D&D è molto specifico. E, però lo dico, nessuno lo gioca in quel modo lì, salvo proprio situazioni altrettanto specifiche. Ovvero, la percezione in realtà non è onnisciente. Non è che tu tiri percezione e sai tutto. Dovresti anche specificare che senso stai utilizzando, che senso è coinvolto in quella percezione. Stai ascoltando, stai vedendo, stai annusando, stai assaporando, stai tastando... e basta, perché sono finiti i sensi, se non sbaglio. E quindi in teoria tu dovresti, cioè, se Sheeran, adesso non mi ricordo la frase esatta, se Sheeran ha detto: mi guardo intorno per vedere se qualcuno ci sta seguendo, e quel qualcuno è invisibile, effettivamente il 20 non ti serve a niente, perché tu hai detto: mi guardo intorno e a vista non vedi nessuno perché è invisibile. Se invece avesse detto: cerco di ascolto e cerco di capire se senti i passi di qualcuno, avrebbe potuto sentirlo anche se è invisibile. Poi è ovvio che non è che puoi metterti lì a dire: faccio una prova, mi guardo intorno, non c'è nessuno. Ok, allora adesso provo ad ascoltare se c'è qualcuno, perché il master ti manda a cagare a un certo punto, non è che puoi fare 10 prove di seguito sullo stesso tiro. Ciò detto, nel momento in cui uno fa 20, anche se avesse detto mi guardo intorno, se uno fosse invisibile, con un 20, visto che lui l'informazione l'ha sbloccata, perché la prova è un successo completo, di più di così non poteva fare, quindi... se non è sufficiente non dovevi farlo tirare, perché tanto non ce la può fare. Avendo fatto il massimo che poteva fare, dovresti dirgli almeno: sento dei passi. Senti dei passi, anche se hai detto guardare, però gli vai incontro perché ha fatto il massimo. Trovo comunque che ci sia una differenza tra il legge sa dove sei e il legge ti sta seguendo. Che menzionavo prima, il legge può stare percorrendo strade complementari che portano allo stesso punto. Ma... può darsi, però un pochino come scriveva prima Ilian, è paracula come cosa. Cioè, a quel punto te lo puoi giocare sempre. Cioè, se io master non voglio far sapere a te giocatore che sei pedinato, me la gioco sempre così. Faccio tiro per vedere se ci stanno seguendo, tiri, fai 45, no, non ti sta seguendo nessuno. Poi ti piombano addosso: master, ma io volevo... ma allora hanno fatto la parallela, non erano nella sala dove... e ti viene da dire a te giocatore: grazie al cazzo. Cioè, mettiti nei panni del giocatore in quella situazione, ti senti preso in giro. E dici: ma allora non stiamo giocando alla pari. Capito? E invece così non dovrebbe essere. Cioè, se tu master non mi vuoi dare quell'informazione, vuoi fare il plot twist che ti fanno l'assalto, è scorretto. D'accordo? Ma lo vuoi fare perché a fine di trama magari ti serve? Non fammi fare il tiro. Se mi permetti di tirare, io devo poter avere successo. Se no non è gioco, non è neanche niente, se no non è gioco. Cioè, se io tiro ma non posso vincere, non sto giocando davvero. Non c'è risultato positivo, posso solo perdere. Ripeto, non è questo il caso secondo me, cioè è molto più probabile che Matt si sia improvvisato dopo. Che quindi lì effettivamente, genuinamente, gli abbia detto: non vi sta seguendo nessuno. Torino questa cosa. Non voglio che passi il concetto che sto dicendo che Matt ha giocato sporco, perché non era quello l'intento. Tra l'altro la risposta al suo 20, Matt le ha detto che sente i rumori di persone dell'appartamento di fianco. Esatto, cioè la risposta era pure completa a quanto pare, quindi rimango della mia supposizione, che ripeto non è grave, perché cioè, sarebbe grave se si fosse ritorta contro di loro. In realtà è un bonus, gli va soltanto che meglio, quindi va bene così. Infatti nessuno di loro si è fermato a riflettere, e anche in realtà se voi non me l'aveste fatto notare io non avrei collegato. Ininfluente, esattamente, ininfluente, perché in realtà ha un responso positivo e quindi te la accolli, no? Se hanno iniziato a seguirli dopo la casa della tipa del legge in fondo agli sbirri, lo sapevano che stavano andando lì. Allora, sì,
vabbè, diventa un po' contorta, nel senso che sì, ma comunque tu, se vuoi seguirli alla casa dove loro sono diretti, ci vai, perché sennò li hai già persi, no? Cioè, metti caso, il tuo, il commissario ti dice, oh, pedina quelli lì, che stanno andando in Duomo. Tu non li segui, parti dal Duomo, non li trovi. Perché? Perché ti hanno bluffato, non sono andati in Duomo. Non hai fatto il tuo lavoro, cioè è già un casino. Quindi minimo dovresti partire dalla casa, possibilmente dovresti pedinarli subito, anche solo per constatare se stanno andando dove ti hanno detto. Tutto perché alla base, se li fai pedinare, significa che tutta sta fiducia non c'è. Quindi me. Ci sta che come controllo, essendo che stanno letteralmente andando in casa del legge, il legge stesso abbia un modo di pedinarli molto più blando, perché comunque sono diretti in casa loro. Sono d'accordo con Ilian, non è nulla di grave, accettiamolo così, easy. Se volessimo, posto che disquisire su questo venti naturale, come so che è successo per i disgustosi, io mi intestardirei molto di più sull'uno nelle fogne che fa separare il gruppo B, completamente useless, perché dopo un secondo tanto si ritrovano, quindi cioè, glissa e basta. Cosa serve? Vabbè. Mi ricordo che Sheeran aveva detto a Mirto Colle dell'incontro con Sullivan e il bimbo. Possibile che abbia iniziato a seguirli da lì? Ma possibile, eh? Possibile. Mi aspetterei che come cosa uscisse, però in realtà sarebbe molto positivo, perché significherebbe che quello che ho detto prima è sbagliato. Se tu mi dici, tu agente della polizia, mi dici, io non ho fatto pedinare te, io ho messo una pattuglia di guardia nel punto dove so che avreste fatto un incontro, perché volevo anch'io quelle informazioni, non volevo come le riportassi tu, le volevo più genuine possibili, cambia. Cioè, non ti ho pedinato dall'inizio alla fine, semplicemente sono andato anch'io nel luogo dell'incontro, posto che lasciar fare solo a te. Sarebbe leggermente diverso anche a livello di sviluppo dei rapporti fra le due parti, sarebbe un attimino più pulito. Quindi se fosse, mi aspetto che un dopo, se ne escono vivi, se tutto va bene, se si ritrovano con il mio autocolle, questa cosa emerga, perché comunque fa differenza. Buon weekend anche lei. Si sa già la live di lunedì su cosa sarà? Io lo so, sarà comunicato a tempo debito. Adesso non vi spoilerò niente, dai. Ma vi consiglio di seguire Instagram, perché come sempre lì passerà la comunicazione per tempo, quindi svagliate ora prima della live. Ma in ogni caso vi consiglio di tenervi liberi lunedì sera, perché sarà un appuntamento, definiamolo speciale, anche se folle forse sarebbe più consono. Ma andiamo per gradi. Esatto, conosceva ora il luogo, quindi gli bastava mettergli una pattuglia. Comunque, signori. Goloso mi piace. È tempo di salutarsi. È tempo di darsi appuntamento lunedì sera alle 21, rimarchiamo, con video sfizioso lunedì mattina. Ormai è un classico, è diventato classico lunedì alle 11 il video. Non vi dico ancora che è canonico ufficiale, ma sto sperimentando come orario, perché così almeno anche quelli che hanno pausa pranzo a lavoro in università verso mezzogiorno o l'una se lo possono già vedere subito, non devono aspettare la sera. Testiamo per qualche tempo, vediamo come va. Non è ancora stato finito il mezz'orco di ieri, me l'hanno chiesto anche all'inizio di questa live, ho messo insieme un po' delle vostre proposte, farò un attimo una cennita generale, perché come dicevo alcune non si incastrano fra di loro, e poi stilerò il mio background, appunto, e farò sapere come va. Tanto giochiamo martedì sera, quindi giovedì prossimo, al più tardi venerdì, vi dico. Domenica video su questo episodio, esatto, adesso devo andare a registrare il video e poi montarlo, probabilmente non dormire mai più fino alla fine del trasloco e la morte cerebrale di tutto. E niente, lunedì mattina video, lunedì sera live, mercoledì nuovo episodio di Gusci Vuoti, che farà un mese
Episodio 4, un mese. Io avevo visionato ieri l'episodio e ho riso perché tantissimi commenti, tutti molto entusiasti, tutti molto contenti. Dice: ah, che figo, si comincia a capire quanta canna al fuoco. Ma c'è, cioè, l'episodio 4 riprende tutta quella canna al fuoco, ve la ribalta e vi dice: riaccendi la brace da capo perché non hai capito niente. Però mi direte voi mercoledì. Detto questo, signori, buona serata e buon weekend a tutti. Ci vediamo domenica con il video e poi lunedì con gli appuntamenti che vi ho già detto 10 volte, quindi non ve lo ripeto un'altra volta. Farei mai un iWatch a tempo debito di gusci vuoti? Non lo escludo. Se avete piacere, why not? Ovviamente adesso non ha senso, sono appena usciti gli episodi, magari più in là. Magari quest'estate un iWatchino ci può stare, così estate chi ha sbatti di seguire le live si unisce, sbecula, fa cose, che non la sbatti, almeno non si perde niente perché non hai watch. Vediamo, non escludo. Buona serata, buon weekend, buone cose. Vado a fare il video. Video che sarà scoppiettante e mi hanno servito su un piatto d'argento un titolo clamoroso. Siamo in bolla, signori. Ciao a tutti e fate i bravi.